Buonasera, in aula oggi scoppia la bagarre del Movimento 5 Stelle contro il decreto banche voluto dal governo. Intanto fuori dall'aula invece continuano le polemiche sulla proposta di legge Fiano che vorrebbe inasprire l'apologia di fascismo. E poi si discute ancora del famoso Ius Soli. È l'estate della politica, bellezza. Con più anticipazione di quante non ne abbia messe Vespa, un record sui giornali italiani, Matteo Renzi continua a lanciare i piattelli in attesa dell'uscita del suo libro. L'ultima però è molto interessante e riguarderebbe un retroscena che racconta di un Nazareno dentro il Nazareno. Secondo Renzi, Berlusconi aveva un accordo con la minoranza del PD per eleggere un candidato al Quirinale. Chi è questo candidato? Beh, solo noi ve lo possiamo svelare in diretta fra pochi istanti, qui a In Onda. Il giallo dell'estate, come ci ha anticipato Telese citando il libro in uscita domani di Matteo Renzi. Una sicurezza e una garanzia, Massimo Giannini, buonasera e benvenuto. Buonasera. Tu non hai anticipazioni stasera? Ma direi di no. Però commentiamola questa perché è interessante. Allora dice Matteo Renzi, scrive, questo frammento arriva in anteprima rispetto al libro che esce domani in libreria, e ci dice il Nazareno finisce il giorno in cui Berlusconi, arrivando ad un incontro, mi dice ho già un accordo con la minoranza, c'è già un accordo per la minoranza per votare un candidato. Ebbene, questo nome che Renzi non rivela è quello di Giuliano Amato, e questa storia, una rapida verifica che abbiamo fatto con i potenti mezzi di In Onda, è in realtà era stata raccontata da Berlusconi, ma in un altro modo, alla famosa cena con i direttori delle testate. Berlusconi aveva detto: pensate che Renzi ha preso come pretesto questa telefonata che avevo fatto con D'Alema, raccontandogli in cui D'Alema mi aveva raccontato che c'era la possibilità di votare il nome di Amato. Quindi si torna sempre intorno ai 101, al Quirinale, a questa madre di tutte le battaglie. Allora, oltre a questa notizia, come la leggi, come la interpreti? È battaglia politica ancora sul Nazareno? Ma sicuramente, mi colpiscono due cose. La prima l'hai già detta tu, e cioè la definitiva vespizzazione del libro di Renzi. Beh sì, perché una cosa così non si era mai vista, ormai pillole quotidiane e poi date tutte un grano salis, non buttate lì a caso, no? A quello gli do questa, a quest'altro gli do quella, insomma, molto una regia molto astuta. Comunicativa. Esatto. Forse posso salutare gli altri due direttori, così chiediamo direttore Vittorio Feltri, collegato da Milano. Buonasera direttore e grazie per essere con noi. Oh signore, che è successo? Direttore, ci sente? No, è il collegamento, lo stanno collegando. Intanto vediamolo intanto. E salutiamo il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Direttore, buonasera. Sì, buonasera. Grazie per essere con noi. Facciamo finire Massimo, perché è importante questa analisi. Sì, è interessante perché quasi come se fosse un giallo finanziario, dove ci sono i patti di sindacato, poi si scoprono anche i contropatti. E questo è quello che viene fuori dalla rivelazione di Renzi. C'aveva il patto del Nazareno e intanto, dice lui, D'Alema aveva negoziato il contropatto con Berlusconi. Io penso in realtà che questa uscita di Renzi riflette soltanto, ancora una volta, quel verminaio, quel condensato di veleni che c'è a sinistra soprattutto. Ma sì, perché è un'altra faccia del regolamento di conti tra Renzi e D'Alema, e quindi tra il nuovo PD e la vecchia ditta. Io la leggo così. Allora, ci fermiamo solo un istante per la pubblicità e subito dopo interroghiamo i due super direttori che abbiamo in collegamento. Fra poco si aggiungerà anche un altro che delle cose di casa PD sa molto, sì, e anche delle cose di D'Alema, perché si tratta di Michele Emiliano. Però fra l'hashtag in onda. Commentate in onda. Hashtag. Bene, di nuovo in diretta, hashtag in onda per commentare la puntata. Mi dicono essere buono anche il collegamento con il direttore di Libero, Vittorio Feltri. E allora, Feltri, da lei riapriamo il giro su queste anticipazioni del libro di Matteo Renzi che uscirà domani. Anche lei ovviamente non si è sottratto a darne ampia notizia sul suo giornale. Che impressione, che idea se ne è fatto lei di non dico del libro che magari non lo ha letto per intero, però insomma di questa fase che sta attraversando il leader del PD? Ma non riesco a capire
quali siano le, diciamo, le intenzioni di Renzi e non capisco dove voglia andare a parare. Per esempio non so quale sia la verità sull'immigrazione, perché sono state dette tante cose e anche l'esatto contrario negli ultimi giorni, per cui è un po' difficile dare un giudizio su su un libro un po' confuso e soprattutto seguito da polemiche che sinceramente non si riescono a comprendere fino in fondo. Io credo che la questione dell'immigrazione sia piuttosto confusa di per sé. Se poi oltretutto Renzi dice una cosa, la Bonino contesta sì. le dichiarazioni di Renzi, poi altri intervengono, cioè è un po' difficile sapere chi abbia ragione e chi abbia torto. Sta di fatto che gli arrivi degli stranieri continuano imponenti, l'invasione non conosce requie e quindi noi siamo tutti completamente disorientati e non sappiamo chi dar retta. Però abbiamo la sensazione che il problema migranti non sia stato mai risolto, forse neppure affrontato. E abbiamo un capitolo anche sui migranti. Direttore Fontana, per completare il quadro, oggi il pezzo di Monica Guerzoni sul tuo giornale riferiva di queste frasi dette da Lema Marina Pietrasanta: finché mi sarà dato di esistere Renzi non potrà stare tranquillo, si è vendicato della mia esistenza, ma la mia esistenza sarà per lui un problema. Sono veramente toni da duello rusticano che però danno la spia, il senso di come sia profondo il fossato a sinistra. Sì, mi pare che sia quello che è contenuto nel libro che le frasi di D'Alema a Marina di Pietrasanta dimostrino bene cosa è stato il PD in questi ultimi 3 anni. Tra l'altro credo che anche la storia del Quirinale sia l'esempio più eclatante di questa questione. Appena che le candidature al Quirinale fossero quella di Giuliano Amato e di Sergio Mattarella era abbastanza noto in quel periodo, e devo dire che Renzi aveva una preferenza per Mattarella ma non era così ostile ad Amato. Nel momento in cui capisce che c'è stata una telefonata, non sappiamo, io non credo sia stato un patto, ma ci sia stata una telefonata tra D'Alema e Berlusconi, in quel momento subito scatta la reazione. Questo dimostra quanto profonda fosse l'inimicizia, l'ostilità allora che c'è stata in quel partito tra D'Alema e Renzi, ma tra Renzi e anche una buona parte della vecchia dirigenza del PD che è stata via via rottamata e allontanata da tutte le responsabilità di partito e di governo. Però forse possiamo aggiungere, Giannini, ma anche Fontana e Feltri ovviamente su questo, un elemento in più: non è un po' strano forse che la nuova linea, la linea del Partito Democratico, penso alle indiscrezioni uscite sulla vicenda dello Ius Soli, vengano date attraverso un libro, che sicuramente sarà importante, e non magari attraverso una discussione pubblica all'interno del partito? Cioè, si sta discutendo in queste ore di alcune tesi del libro di Renzi prima ancora che magari queste venissero affrontate nei luoghi che qualche noioso potrebbe dire deputato, no? I luoghi della segreteria, della direzione. Non è un po' strano questo? Sì, è un po' strano. Renzi ti risponderebbe, come ha risposto a me domenica al telefono, che sono tutte cose che lui ha già detto in altra sede, e quindi dal punto di vista del contenuto politico non ci sono clamorose novità. Certo, è una clamorosa novità, questa sì, la sua proposta economica, certo, sulla Maastricht 2, chiamiamola così. Quella è una novità assoluta. Ed che è tu hai abbastanza passato ai raggi X. Sì, io perché me l'ha spiegata lui. Lui mi ha telefonato domenica per spiegarmi il senso di quella operazione. Quindi quella effettivamente è nuova. Ho proprio squillato il telefono. Ciao, sono no, Matteo. No, ci siamo. Volevo spiegare. Ma c'è sul telefono, c'è scritto Renzi, Matteo. Matteo Renzi, sì. Insomma, si chiama, non c'è scritto Mosè, come dice di averci scritto sul suo cellulare Graziano Del Rio. Ecco, io, per me Renzi non è Mosè, è Matteo Renzi. Però insomma quella lì me l'ha spiegata al telefono e quella è una novità vera.
Aggiungo solo una postilla sì, rispetto che a D'Alema. Eri tu a intervistare ero D'Alema. Io a intervistare queste D'Alema parole... a Marina di Pietrasanta sì. Ed è stato di una ferocia, a mio parere, poche altre volte l'ho sentito così. Perché? Che impressione hai avuto? Per quello che dicevo prima, cioè siamo al definitivo regolamento di conti a sinistra, credo che sia una frattura non ricomponibile e l'idea che qualcuno coltiva, soprattutto in alcune parti del PD, per esempio Matteo Orfini, Renzi non credo, ma Matteo Orfini sì, e altri come lui, che poiché questo è il sistema elettorale neoproporzionale, ognuno va per la sua strada, così massimizza i consensi e poi dopo il voto ci rimettiamo assieme, rifacciamo la grande sinistra unita, secondo me è una follia. In queste condizioni sarà impossibile, perché non la vuole Renzi e soprattutto gli scissionisti e credo a questo punto anche Pisapia non vogliono Renzi per fare questa operazione. Quindi lì io credo che ci sia una cesura politica non più ricomponibile. Allora, commentiamo con i nostri direttori il sondaggio di Indes Research, ricordando che è stato realizzato fra ieri e oggi, quindi è proprio fresco, fresco di giornata. Vediamo le prime tavole, poi subito con Vittorio Feltri e tutti gli altri lo commentiamo. Fiducia nei leader, interessante. Matteo Renzi, 11 luglio, 25% con perde un meno 2. Beppe Grillo, 25% stabile. Salvini, 22, guadagna un punto sostanzialmente. Di Maio al 20, uguale. Silvio Berlusconi al 17, quindi guadagna un punto. Giorgia Meloni al 16, guadagna anche lei un punto. Bersani al 14 e Giuliano Pisapia rimane, come dire, stabile. Interessante questa scelta che Index ci ha fatto. Vediamo anche il cartello. Scusami Davide, intanto per dare un amo, mi pare che salti all'occhio il fatto che a crescere sono i tre leader di centrodestra. Questo stupisce perché i sondaggi hanno sempre presi con le molle, però qui c'è una cosa che troveremo anche nelle intenzioni di voto. E allora, esatto, intenzioni di voto, andiamo a vederle. 11 luglio, Movimento 5 Stelle, 27,8% con una differenza del meno 0,2. Partito Democratico, 26,1, meno 0,3, quindi anche qui una flessione. Lega Nord, 14,2 più 0,3, Forza Italia stabile al 13,4. Seconda schermata. Ah no, ne abbiamo un'altra. Seconda allora, schermata. Sì, intenzioni di voto, Fratelli d'Italia 5,4 più 0,1, Articolo 1, il nuovo movimento costituito da poco, 3,8%, Sinistra Italiana 2,2, stabile, Alternativa Popolare 2%, altri 5,1. Feltri, che effetto le fa la riflessione che giustamente ci faceva Telese? Se si mettono insieme i leader diciamo, del centrodestra, la questione cambia, perché sono nelle preferenze. No, non cambia molto dal mio punto di vista, perché la politica non è diciamo, una parente stretta della matematica, però senza la matematica non si può capire la politica. Io da questi dati deduco che non esiste una coalizione in grado di conquistare, in caso di elezioni, la maggioranza. Solamente una eventuale società tra il PD e il Movimento 5 Stelle potrebbe garantire una maggioranza solida che possa sostenere un governo. Tutte le altre alchimie mi sembra che non portino alla costituzione di una maggioranza. Pertanto la situazione rimane incerta e qualora il PD e il Movimento 5 Stelle non dovessero trovare un punto di accordo, probabilmente l'Italia non avrebbe una maggioranza in grado di esprimere un governo e quindi di avere una guida politica. Vediamo l'ultima schermata, quella con il riepilogo per coalizioni, anche qui una fotografia interessante, eccolo qua, il centro-sinistra perde circa uno 0,3, il centro-destra guadagna uno 0,4, il Movimento 5 Stelle si flette lo 0,2, però il dato è incredibile, il centrodestra e il centrosinistra sommando gli altri, le liste che in quel riepilogo non c'erano, arrivano al 35 e al 33,1. Quindi, abbiamo Emiliano, ecco, Emiliano. Bene. Da Bari, governatore della Puglia, buonasera e grazie per essere con noi.
Ci sente anche? Oltre buonasera. A Verdi. Eccolo. Allora, ripartiamo da lei. Vi sento anche. Ci dica subito così, per metterla a suo agio, diciamo, qual è in questo momento il suo rapporto con Renzi? Si sente più vicino o più lontano, più nemico del segretario del suo partito? È singolare che si passi il tempo a fare interpretazioni psicologiche del rapporto con i leader. Politiche. Quindi cosa pensa uno, cosa pensa l'altro. Non è beh, psicologico, perché avete tratteggiato un duetto Renzi-D'Alema che faceva spavento, nel senso che... Sono i fatti, è cronaca, Emiliano. Farà pure spavento, ma sono dati di fatto, non è che sono invenzioni. Disastro. Quello è un problema di rapporti, un problema di carattere. Io ovviamente, come tutti, mi cimento con la psicologia, però non ci arrivo, insomma. Il punto chiave è un altro, e bisogna provare a ribaltare completamente la piramide. Vogliamo partire dai cittadini, da quello che pensano, da quello che pensano che la politica debba fare per migliorare la loro vita. È per questo che noi proponiamo di scrivere programmi, e lo facciamo qui in Puglia, partendo da assemblee cittadine, assemblee addirittura regionali, che scrivono i programmi, sui programmi si costruiscono le coalizioni, ci si impegna a rispettare il programma e la coalizione senza tradire né il contenuto né i compagni di strada, e si prova a ridare dignità alla politica. È così complicato farlo? Dobbiamo per forza fare alchimie nelle quali passano i libri, i commenti, i borbottii, le trappole, i complotti? Tutta questa roba è bellissima per fare giornalismo, per fare House of Cards, ma sicuramente è un disastro per tutti quei poveri cittadini italiani che si aspettano che noi lavoriamo per loro e non per litigare tra noi. Parla come Renzi, questo ma sì, Emiliano Renzi, è un po' renzizzato, ragione, ma ci spiegherà perché. Ma a Fontana voglio... Guardate, che non approfittate del fatto che non sono in studio, non posso, diciamo così, immediatamente acchiappare. Volevo chiedere a Fontana, per dare una risposta a Emiliano seria, e il problema è che su queste anticipazioni e soprattutto sul nodo vincoli di bilancio, fiscal compact, è intervenuta l'Europa, cioè non è un gioco di qualche retroscena o qualche giornale. Su questi temi si sta combattendo una battaglia politica vera sul piano dei conti, che influirà sulla prossima manovra che tutti gli italiani attendono anche con un filo di ansia. Prego Fontana. Ma io credo che il problema più rilevante delle uscite di Renzi e della proposta di Renzi verso l'Europa siano quelli che subisce Gentiloni. Gentiloni sta trattando, e Padoan si è visto anche un po' dall'irritazione di Padoan cosa sta succedendo, stanno trattando la nuova manovra, debbono disinnescare le clausole che farebbero aumentare l'IVA, c'è una trattativa delicata. L'uscita di Renzi è stato sicuramente uno tsunami, perché ripropone di nuovo un rapporto conflittuale da pugni sul tavolo verso l'Europa, che non è certo quello che voleva il governo in questo momento. Poi è stato detto che è una proposta per la prossima legislatura, quindi una legislatura che avrà un filo molto simile a quello del passato, un filo di competizione con l'Europa, su cui credo si misurerà la politica nei prossimi anni, nella prossima legislatura. Penso che da questo punto di vista Renzi non otterrà tanto dall'Europa, perché c'è un tema serio che è quello della riduzione del debito, che non viene affrontato, anzi viene un po' messo da parte con questa proposta. Renzi ripropone se stesso, ripropone quello che è stato un po' chiamato il populismo di governo da qualche studioso, una concezione muscolare nei confronti dell'Europa, con alcune idee anche giuste, perché l'Europa non è stata certamente artefice di politiche tutte
positive dal punto di vista economico, ma non è quello che sicuramente vuole il governo Gentiloni in questo momento. Forse... Giannini, volevo solo chiudere questa parentesi importante sul vincolo di bilancio, poi che cosa pensi dell'attuabilità di quella proposta? Tu l'hai studiata con molta attenzione, hai parlato con Renzi, quindi ne conosci i dettagli più profondi, può funzionare questo tema? Io gli ho sottoposto esattamente le criticità che secondo me di cui parlava Fontana. C'è una suggestione che quella sì è condivisa un po' da tutti, e cioè che bisogna rivedere le regole del fiscal compact, bisogna valutare se il fiscal compact vada messo o meno nei trattati europei. Questa è una suggestione di partenza giusta. Dopodiché affermare buttiamo via il fiscal compact, noi che l'abbiamo approvato all'unanimità tranne la Lega nel 2012, e questo è già un problema non da poco, perché vuol dire che abbiamo fatto un testa coda abbastanza clamoroso e adesso lo riproponiamo. Lo facciamo e noi. Abbiamo messo il pareggio di bilancio in Costituzione, quindi quello è un vincolo di un certo rilievo, però possiamo pure far finta che non ci sia. Proponiamo di alzare, perché per noi sarebbe un innalzamento, noi oggi siamo sotto al 2% di rapporto deficit-PIL, proponiamo di portarlo al 3%, quindi ci vogliamo prendere 30 miliardi in più, la fraccata di miliardi, esatto, come la chiama Renzi, per ridurre le tasse per tutti. In cambio, dice lui, offriamo un abbattimento del debito pubblico. Come avviene questo abbattimento? Usando la solita leva, se ne parla da anni, non si è mai fatto niente, della cassa depositi e prestiti. Già questo è un percorso avventuroso da vedere, da valutare. Ma prima ancora di questo, c'è una domanda di fondo alla quale Renzi non risponde, se non prendendogli i parziali, purtroppo, bisogna riconoscere, lo schiaffoni che ha preso fino adesso. E cioè, per quale ragione la Merkel, piuttosto che Macron, dovrebbero dire sì a una proposta di questo tipo avanzata da uno dei paesi che purtroppo nel corso degli ultimi decenni non ha quasi mai mantenuto le sue promesse? Questo è l'aspetto più debole della sua proposta. Dopodiché lui la lancia comunque e purtroppo Dijsselbloem gli risponde sta fuori dalle regole. Lui gli risponde ancora più male dicendogli e buttandola in caciara, diciamolo, perché usa la metafora noi non paghiamo le donne, rifacendosi a un'altra battuta che aveva fatto Dijsselbloem, che aveva detto i paesi del Club Med hanno speso le loro risorse in donne e alcol. Poi arriva il portavoce di Juncker, e quello secondo me è la cosa più grave, che dice quella proposta di Renzi a noi non interessa perché noi perché trattiamo con le istituzioni, noi trattiamo con i governi, come dire, e quindi stai da parte. Ecco, l'ultima cosa che dico e poi mi taccio, come si dice in questi casi, è che questo schema, aveva ragione il direttore Fontana, mi ricorda uno schema che abbiamo visto all'opera ai tempi del governo Prodi dell'Unione con Veltroni, segretario del Partito Democratico. Cioè quel dualismo a un certo punto tra il capo del governo e il leader del partito di maggioranza, che non è anche il presidente del Consiglio, fatalmente viene fuori. Adesso portò alla caduta del governo. Esattamente. Adesso stiamo vedendo che viene fuori. Forse non cadrà il governo, ma solo perché ci mancano pochi mesi prima delle elezioni della scadenza naturale, ma altrimenti cadrebbe sicuro. Andiamo a vedere con il nostro Luca Sappino il ritorno di Renzi. Ritorno, in realtà non se n'è mai andato, però ritorna con questo libro che ovviamente dà la linea al Partito Democratico. Andiamo a vedere. Un libro di cui tutti parlano, una battuta sull'immigrazione che ha fatto invidia a Salvini e poi la richiesta di fiducia sullo Ius Soli. Poi ancora le Olimpiadi a Napoli e la proposta rispedita al mittente come da copione sui vincoli europei da sforare per abbassare le tasse. Matteo Renzi è in splendida forma per essere uno che aveva annunciato l'addio alla politica in caso di sconfitta al referendum costituzionale. Ha rinnovato gli staff e vuole ora, dice, dettare i temi alla politica. Non c'è giornale che non abbia dato un'anteprima del libro in uscita. 10 tutte diverse, tutte lo stesso giorno e tutte in prima pagina ne ha contate perplesso Fabio Chiusi, esperto di comunicazione. Ma siccome bisogna arrivare a tutti, c'è anche un'intervista al settimanale Chi, che esce sempre domani. Lì Renzi dice Agnese è la mia forza e ricorda di quando lo bacchettava per quell'aereo di Stato preso per andare in settimana bianca. Quello che bisogna allora capire è quali sono le ricadute reali di questo Renzi. Sono gli stessi renziani a mettere in sicurezza il governo? Per ora, continuare ad appoggiare il governo Gentiloni e dare la linea è la strada giusta, dice ad esempio Roberto Giachetti. Ma che non ci saranno effetti sulla maggioranza è tutto da vedere, anche perché la responsabilità di una crisi potrebbe essere di altri.
ci sono gli alfaniani sullo Ius Soli, ci sono i bersaniani di articolo 1 che a giorni potrebbero, magari sul decreto banche, dire addio alla maggioranza. E poi c'è quel che resta della minoranza interna. Il ministro Orlando non è tipo da strappi. Michele Emiliano, per ora dormiente, non è parlamentare, ma vanta però una pur ridotta pattuglia. Allora, torniamo dal governatore Emiliano, che in un'intervista recente ha espresso critiche sulle banche, si è espresso durissimamente anche su un nodo molto importante che riguarda il futuro dell'Ilva, dicendo che dei due piani che erano in ballottaggio è stato scelto quello che a sua detta era il peggiore. Insomma, qual è la fotografia che fa, governatore? Tanto per cominciare, l'unico soggetto, tra virgolette, politico che ha dato una idea su come l'Italia e l'Europa possono superare contemporaneamente la crisi politica, la crisi di politica estera, quella economica, quella di senso, è stato Papa Francesco, che ha detto chiaramente che l'unico modo è andare in fretta verso la costruzione di uno Stato federale, quindi di un'Europa che si fa Stato unitario, federale, che dunque esce dai meandri di queste flessibilità dettate dalla moneta unica e dalla difficoltà che c'è nel mediare in una struttura come quella dell'Unione Europea economie che hanno un passo diverso, e dunque nessuno degli uomini politici italiani, che ovviamente non possono azzardare a tanto, sono impegnati a litigare, quindi è inutile impegnarsi a commentare quello che ha detto il Papa. E soprattutto questa impostazione, quella di costruire gli Stati Uniti d'Europa, risolverebbe il problema del rapporto con gli Stati Uniti d'America, il problema del protezionismo, della decarbonizzazione delle nostre imprese. Noi abbiamo bisogno di un partito democratico che si occupi della salute delle persone e dell'ambiente, che sia in grado di rilanciare l'economia. Molti dei brevetti per decarbonizzare le acciaierie e le centrali elettriche europee sono di proprietà di aziende italiane, e potremmo mettere in gravissima difficoltà i nostri concorrenti se applicassimo il Trattato di Parigi che abbiamo firmato e poi ignorato. Insomma, bisogna far politica, bellezza, direbbe Humphrey Bogart se fosse ancora qui tra noi. Feltri, beh, da questo punto di vista mi interessa molto il suo parere, perché il Renzi che stiamo, come dire, conoscendo dalle parole di questo libro in uscita domani, beh, troviamo un Renzi che intanto sull'immigrazione dice quello che sappiamo, cioè aiutiamoli a casa loro, e dall'altra parte vuole lo Ius Soli, dall'altra che ingaggia questa battaglia durissima contro l'Europa. Le piace questo nuovo Renzi versione davvero combattente, almeno così? O è tutta, come dire, una tecnica preelettorale? Guarda, io non so cosa stia succedendo, però da circa 10, 20, 30 anni sento sempre fare gli stessi discorsi. Il problema è il debito pubblico. Bisogna fare la spending review, che nessuno ha fatto. Bisogna ridurre la spesa, bisogna contenere le uscite. Sempre i soliti discorsi barbosi che non si traducono mai in realtà, per cui la bega in atto tra Renzi e comunque il governo italiano con l'Europa è destinata ad esaurirsi in un nulla di fatto, come sempre abbiamo potuto verificare negli anni scorsi. Di quello che dice il Papa a me non importa assolutamente nulla. Addirittura. Vorrei che noi avessimo un governo capace di fare due o tre cose, non di più, perché siamo un popolo di inetti, non riusciamo a combinare niente, per cui pretendere troppo da Gentiloni sarebbe un atto di eccessiva fiducia o addirittura di presunzione. Purtroppo quello che succede in Italia non è una novità, lo ripeto, lo abbiamo visto andare in scena mille volte, e anche in questa circostanza riusciremo a non combinare un tubo.
con la questione dei migranti abbiamo fatto una figura da imbecilli, perché siamo stati addirittura noi a voler organizzare tutte le operazioni nel Mediterraneo e ci siamo tenuti anche tutti gli extracomunitari, e naturalmente adesso siamo in difficoltà. Ma comunque bisogna stare attenti a parlare di extracomunitari, perché ci metti 2 minuti a passare per razzista. Io sono razzista. Come razzista? Xenofobo? No, no. Omofobo? Come? E poi sono anche idrofobo, ma mi fai finire? Sono soprattutto idrofobo, quindi vorrei vedere che si risolve qualche piccolo problema. Non ne siamo in grado, per cui quando si parla di Renzi io provo non proprio dei conati di vomito, ma qualcosa di simile. Come? Quando si parla di programmi, anche provo un senso di fastidio. In sostanza non riusciamo a fare un discorso terra a terra, normale, cioè siamo veramente in una situazione che sarebbe anche una simpatica barzelletta se non fosse la nostra realtà italiana. Quindi per favore cerchiamo di evitare di illuderci che sia Renzi o che sia Berlusconi o che sia qualcun altro a metterci in sesto. Non siamo capaci. Emiliano, risponda, rassicuri, faccia passare questo senso di nausea. No, io ho il terrore di rispondere al direttore Feltri. È talmente, la parola non si può dire in TV, ma comincia con sco. È talmente diciamo, ormai sconfortato, volevo dire, veramente uno ha paura di rispondere. Ho detto sconfortante. Ho paura di rispondere perché poi temo la reazione. Non sorride più, non si diverte. Evidentemente il panorama è talmente triste da ecco. Ecco, io avevo pensato a quell'altra parola, però ho detto l'altra. A me piace dare i sapori diversi, e sono sicuro invece che il direttore Fontana ha un'idea meno pessimistica, meno drammatica, per esempio sull'operato del governo Gentiloni. E la domanda che gli volevo fare era questa: è possibile che stiamo vivendo una sorta di effetto onda delle elezioni amministrative, che secondo molti non contavano nulla, ma hanno un po' spostato verso il centrodestra, il baricentro di tutta la politica italiana? I 5 Stelle hanno inasprito la loro linea sugli immigrati, c'è il dibattito sulla legge Fiano, di cui parleremo poi dopo nel dettaglio, che però anche ha suscitato prese di posizione molto variegate, e anche i toni antieuropei si sono esacerbati dopo la vittoria e il turno elettorale delle amministrative? Sicuramente il risultato delle amministrative ha mostrato quello che forse già si sapeva, che in Italia esiste un elettorato di centrodestra molto vasto, spesso la maggioranza nel paese, e che era alla ricerca, come dire, di una proposta politica. Questa proposta politica ancora non c'è, questo elettorato però è forte. Non è un caso che molte delle parole d'ordine, anche dal centrosinistra, anche da Renzi, si siano spostate dal punto di vista soprattutto sul tema dei migranti in quella direzione, ma soprattutto è che è come se le amministrative abbiano acceso una nuova miccia in una situazione già molto complicata, perché Gentiloni aveva un compito molto, molto limitato, alcuni mesi di governo, favorire la nuova legge elettorale, fare qualcosa per i conti pubblici. Da quel momento questa procedura ordinata verso il voto è saltata. Da sinistra ogni giorno c'è una nuova legge, che tutte giustissime, però ditemi voi se sono un'emergenza del paese la nuova legge sulla tortura, se sono un'emergenza del paese la legge sull'inasprimento delle pene per quello che riguarda la propaganda fascista. E anche lo Ius Soli non è proprio il momento, come dire, più felice per andare ad affrontare una legge così complicata e divisiva. Mi sembra che si vogliano mettere giorno dopo giorno alcuni petardi che possono far saltare la situazione. Non si capisce per cosa, perché se guardiamo poi il sondaggio che avete appena mostrato, dimostra che la prossima legislatura probabilmente sarà peggio
di questa. Io non credo a un accordo tra PD e 5 Stelle, quindi non c'è alcuna possibilità con quei risultati che, e con una legge proporzionale che si faccia al governo. Ecco, quindi invece la politica, i partiti maggiori, invece di prendersi le proprie responsabilità, stanno facendo quasi deflagrare la situazione. Quindi è un quadro sconfortante anche quello che traccia Fontana, ma vogliamo farvi vedere l'indagine che con Index stiamo cercando di fare per capire, per mappare, per interpretare fino in fondo gli umori degli italiani sulla politica. Allora, guardate, il Movimento 5 Stelle è pronto a governare il paese? Sì, 34%, no, 60,02. Però questo dato va un po' interpretato, cioè nel senso che sono... danno un parere positivo, una percentuale leggermente superiore anche ai consensi del partito. Vediamo un altro cartello che abbiamo fatto in questo nostro approfondimento. Chi dovrebbe essere il candidato premier dei 5 Stelle? Questa sapete che è una vexata question, una questione molto dibattuta. E allora guardate, Di Maio 16% guadagna 3 punti nella fiducia degli elettori dei 5 Stelle e degli italiani consultati, Di Battista è stabile al 16%, Fico è staccato a 10%. Vediamo un altro cartello ancora, sapete che è importante capire, l'incrocio dei dati ci dà un ritratto. Il Movimento 5 Stelle sostiene il concetto della democrazia diretta attraverso il web. È credibile? Sì, 22%, no, 59,3%. In questo caso c'è un po' di scetticismo sugli strumenti della rete. C'è ancora un ultimo cartello, eccolo qui, il Movimento 5 Stelle sostiene della filosofia 1 vale 1, è credibile? Sì, 20%, no, 61%. Quindi alcuni dei capisaldi sono guardati con un punto di scetticismo, però la fiducia nel Movimento 5 Stelle come forza di governo è superiore al consenso che quel partito raccoglie, almeno nei sondaggi. Giannini, poi torniamo da Feltri. È interessante però questa... Sì, è interessante. È vero che ha fatto su tutto l'elettorato, certo. Quindi poi insomma, è un sondaggio. Certo, ma è evidente che questo quadro di sconforto generalizzato, lo SCO che ci ha descritto con tinte molto fosche Feltri. Impersonificato anche. Sì, esatto. Un pochino meno fosche, ma altrettanto sconfortate. Il direttore Fontana ha un risultato uguale e contrario, e cioè ingrassa, se vogliamo, la rendita politica di quelli che si presentano come alternativa radicale a tutto questo stallo, no? E cioè i 5 Stelle, i quali peraltro hanno, dopo il voto delle amministrative, impresso una torsione abbastanza evidente del loro agire politico, perché il ritorno sulla scena di quell'elettorato che era finito in frigorifero dal 2013 in poi, e che cioè il centrodestra, ricordiamo che il PDL nel 2013 ha perso 6 milioni e mezzo di voti, ha dimezzato il suo bottino elettorale. 6 milioni e mezzo di voti sono una quantità spaventosa. Sono 3 partiti politici. Sono finiti in frigorifero, solo una parte è andata al 5 Stelle, ma il resto è finito in frigorifero. Adesso si è un pochino, comincia a scongelarsi anche lì, in ragione di che cosa? Del fatto che Renzi, che doveva essere l'alternativa, doveva intercettare il voto moderato, non è riuscito nell'operazione. Allora i 5 Stelle che fanno? Hanno una radice abbastanza trasversale, perché secondo gli studi politologici un terzo dell'elettorato dei 5 Stelle arriva dal centrosinistra, un terzo dal centrodestra e l'ultimo terzo danno è gente che non aveva mai votato. Però dopo il risultato delle amministrative hanno accentuato il profilo, diciamo così, di forza di destra, fino a spingersi al punto, a mio parere grottesco, ieri, di dire che un'eventuale legge che interviene sulla propaganda nazista o fascista sul web è liberticida e quindi non va fatta. Ecco, questo però ci dice che il Movimento 5 Stelle è molto meno sprovveduto di come noi, anche noi giornalisti intendo dire, abbiamo teso a rappresentarlo nel corso di questi anni. Allora, così torniamo da Feltri. Intanto vediamo se la regia, mi avvicino al megaschermo, ci fa risentire. Facciamolo sentire Grillo, perché solo l'abbiamo evocato, ne abbiamo parlato, ma invece almeno diamogli la parola. E poi sentiamo Feltri su queste analisi che stiamo facendo, se il Movimento 5 Stelle, dalla sua visione, gode di una certa fiducia. Sorride. Sentiamo Grillo, un attimo, vai. Corbella. Questo movimento nasce perché io un giorno mi sono iscritto al PD, non ve l'ho mai detto, un giorno,
perché facevamo le battaglie delle 5 Stelle, l'acqua pubblica, il wifi libero e gratuito, la mobilità, i rifiuti, l'energia rinnovabile. Non c'era ancora il movimento. Dicevo, ma come mai una sinistra non si occupa di acqua pubblica, di wifi libero e gratuito? E vado a iscrivermi a una sede del PD di Arzachena. Annuncio che andavo a parlare, per fare questo masochismo consapevole, per dare questo spunto alla sinistra di occuparsi di cose di sinistra, e mi arriva il monito della dirigenza che si è unito e dice: allora non può essere, non posso, possiamo accettare un intervento di Grillo perché il suo movimento è ostile al nostro, è ostile, l'acqua pubblica è ostile, e le rinnovabili sono ostile, il riciclaggio è ostile, eravamo ostili. E allora mi ricordo che Fassino disse la prima profezia e disse: ha mica preso per un autobus il PD, non si sale così. Se vuole farsi un partito, si faccia il suo partito, vediamo quanti voti prende. E ovviamente poi la storia lo dimostra, perché a Torino ha vinto la sindaca Appendino. Allora, direttore Feltri, insomma, questo Movimento 5 Stelle alla fine però ha avuto anche il merito di introdurre nella politica, nel linguaggio, ma non solo, anche, come dire, nelle proposte, temi forse che prima erano anche un po' fuori, erano periferici. Secondo lei sta crescendo il Movimento 5 Stelle? Ha quella credibilità per poter prendere in mano il paese e governarlo, Feltri? Io penso che il Movimento 5 Stelle riesca a ottenere dei consensi perché è un partito completamente diverso rispetto agli altri, e dato che il pubblico in genere, gli italiani, ne hanno piene le scatole della politica, come si evince anche dall'affluenza alle urne, se trovano un partito che rompe questa tradizione monotona della chiacchiera alla quale ci siamo accodati anche noi questa sera, è chiaro che è attratto. Allora, quando va in cabina elettorale, l'elettore così comune, che cosa fa? È da solo in cabina, si guarda in giro, non c'è nessuno che lo vede, e traccia la croce sul Movimento 5 Stelle e fa così. Come fa? Fa il gesto dell'ombrello. Però io vi prego... Ma perché lo fa di nascosto? Vi ammiro molto che riuscite ancora... Scusa. No, volevo capire... Perché è lì in cabina elettorale da solo e può fare quello che vuole. Ma perché si vergogna? Perché lo fa, perché nessuno lo vede, si sfoga, vi manda tutti a fare in culo, ecco. E si sente meglio, almeno per 30 secondi, poi se ne va per i fatti suoi, per l'amor di Dio. Ma io volevo dirvi che vi ammiro molto, che vi appassionate ancora a questi discorsi. Io invece vi prego di non invitarmi più, perché questi discorsi politici sempre mi hanno rotto i coglioni in un modo pazzesco, per cui basta. Per favore, risparmiamo la continuazione. Torniamo sul campo dopo questi, diciamo, queste esortazioni feltriane. Perché siamo sul campo, in onda e nel palazzo e sul campo deve raccontare tutto. Però vediamo il titolo di domani di Libero, almeno, visto che si è rotto. Sì, ora ce lo facciamo dare, però volevo. Abbiamo Maria Laura Cruciani, collegata da Porto Gruaro, sta seguendo una manifestazione sul tema dell'immigrazione, caldo, soprattutto in quelle zone, in quel momento, e volevo che ci desse uno strillo di quello che ci racconterà fra poco. In marcia. Buonasera, buonasera a voi studio, siamo qui in marcia, questo stai guidando corteo, il corteo che vedete alle mie spalle marciare. Siamo in testa al corteo, è un corteo lunghissimo, ci sono bandiere, ci sono fiaccole. Il corteo è organizzato dalla Lega, nello specifico dalla Lega del Veneto, ma in realtà ha avuto un grande successo anche in termini di cittadini. Perché? Perché sono giorni che qui i cittadini stanno protestando. Stanno protestando per l'arrivo di 28 richiedenti asilo. Sono arrivati 14 nella giornata di venerdì, 14 nella giornata di ieri. Arrivano dal centro di Cona, dove la scorsa settimana è scoppiato il caso, 1400 i richiedenti asilo che sono arrivati proprio a Cona, 28 di questi sono stati smistati e indirizzati proprio in questa città, nella città di Porto Gruaro. I cittadini non ci stanno, da giovedì sono in presidio permanente sotto le palazzine, nello specifico di via San Giacomo, sono palazzine di proprietà del Demanio, e oggi hanno organizzato questa manifestazione, questo corteo. Inizialmente doveva essere solo un corteo, sono spuntate delle bandiere, sono spuntate anche delle fiaccole. Il corteo si fermerà tra pochi minuti,
proprio sotto quelle palazzine, dove incontrerà altri cittadini che sono in presidio lì sotto. Allora, Marinaro, ci ricolleremo fra poco per fare un racconto in diretta, però riesci a prendere un parere che ci dice perché 24 persone sono la goccia lì che fa traboccare il vaso? Esatto. Cioè, riuscirai a raccontarci perché tanta esasperazione in questo momento? Riusciamo a farlo proprio al volo? Assolutamente sì. Riusciamo a farlo ora? Riusciamo a farlo ora? Proviamo. Proviamo. E allora, perché... Perché 28 cittadini, 28 richiedenti asilo sono stati causa di tutte queste manifestazioni, tutte queste proteste? Perché non siamo più, non abbiamo più la sicurezza in questo momento, cioè sono persone che vengono da un'altra realtà e quindi si è sentito dire che non sono tranquilli, non sono persone tranquille. Quindi nello specifico è contro le persone che sono arrivate, non contro i richiedenti asilo? Sì, contro loro sì, perché giustamente è inutile, se hanno dei problemi a Cona è inutile spostarli a Portogruaro e creare dei problemi a Portogruaro, cioè risolviamo il problema dove è stato creato, qui si creano altri problemi, poi erano appartamenti non agibili, tutto un tratto diventano agibili questi appartamenti, ci sono persone a Portogruaro che non hanno la casa. Allora, torniamo tra poco lì da voi, Maria Laura. Gli italiani, credo. Grazie. Torniamo tra pochissimo, risentiremo su questo però, credo, anche il parere di Feltri, perché su questo lui spesso ha dedicato le sue pagine del giornale alla questione dei migranti. E andiamo in pubblicità e torniamo tra poco? È così? Sì. No. Quindi possiamo continuare con Feltri? No, io devo andare a cena. Lei deve andare a cena. Prima della cena però, Feltri, direttore, ma 24 persone... Vado a cena e poi domani ci telefoniamo e... No, ma una ventina di persone a Portogruaro possono essere il motivo di una mobilitazione così, come dire, esasperata, con questi silenziosa ma molto... una protesta molto forte. Tu pensi che sia una percezione o una giusta protesta? Guarda, purtroppo quando cresce l'esasperazione sono esasperate anche le reazioni, quindi se si vogliono capire i problemi bisogna cercare di stare un po' da una parte e dall'altra e tentare di mediare. Io personalmente me ne frego degli immigrati, io abito in collina a Bergamo in mezzo al verde, a me che mi frega dei migranti, però quelli che invece purtroppo stanno a Quarto Giaro qui a Milano, che hanno a che fare con tutti questi signori di colore africani che possono anche un po' infastidire, magari se ne fregano meno di me. Io proprio me ne sbatto degli immigrati, arrivino quanti ne vogliono. C'ho 74 anni, fra qualche anno sarò morto. Che cazzo me ne fotte a me degli immigrati? Bisogna pensare anche agli altri. Va bene, e Fontana gli altri si incazzano invece, non sono tranquilli con un linguaggio come me, crudo, ma anche tu non abiterai in un tugurio. No, io non abito in nessun tugurio, per carità, però voglio dire, non me ne frego. Per cui stai bene, te ne fotti degli immigrati. No, non me ne frego, tu te ne fotti degli immigrati come me ne fotto io. No, tutt'altro. Ma sì, ma dai, ma diciamoci. Ma non è vero. Sinceramente, tu te ne fotti degli immigrati, io me ne foto degli immigrati, tutti quelli che sono nello studio se ne foto degli immigrati perché non hanno a che fare con loro, mentre coloro i quali milanesi o romani hanno a che fare con tutti gli immigrati si incappellano, si incacchiano, questo lo vogliamo capire bene. Incacchiano e protestano. Allora, noi no, io fra l'altro se arriva anche qualche nero che viene a lavorare in casa mia per poche lire sono anche contento, è il problema mio personale, il problema riguarda il popolo, e il popolo ne ha piene le balle, lo volete capire o no? Dobbiamo mandare la pubblicità. Tant'è vero che sì, no, abbiamo capito, mi sembra chiaro. Proprio per questo, io soli, non sento più niente, non capisco più niente. E non sento niente perché c'è un problema sul collegamento. Grazie a Vittorio Feltri, grazie a Michele Emiliano, ci rivediamo tra poco. Grazie a direttore Fontana. Anche Fontana, dobbiamo salutare, e anche Fontana, dopo la pubblicità, a tra poco. Bene, di nuovo in diretta con un monumento della televisione, ma non solo, del costume, Pierfrancesco Pingitore, buonasera e benvenuto. Grazie. Il suo nome ricorda, evoca la grande stagione del Bagaglino, una compagnia di cabaret che lei ha ispirato, diretto e che ha attraversato
una serie di stagioni della vita del nostro paese, sì. La prima, la seconda è anche un grande pezzo della Terza Repubblica, da Andreotti a Craxi a Berlusconi. Senta, se lei dovesse soltanto con un aggettivo, uno dei suoi, sì, definire l'attuale fase politica, come, che aggettivo userebbe? Pingitore. Ma io penso che sia una nebulosa, più o meno. E le altre fasi politiche che abbiamo attraversato, se vogliamo fare un discorso un po' serio, ma cioè, erano tutte dei grandissimi difetti, là, cioè, questa non si sa dove prenderla, come prenderla, cioè c'è, a mio avviso, una inconsistenza generale. Le tre grandi, quindi è anche forze... difficile da rappresentare, è anche perché difficile... la nebulosa, sa, è una cosa... Sì, no, è anche difficile da rappresentare, prendi Renzi, mettiamo, no? E... Allora, no, su Renzi, aspetti, facciamo così. Su Renzi il giudizio di Pingitore, dopo la scheda su Pingitore del nostro Marco Marzano. Va bene, e poi bene. Di tutto. Vai. Se c'è un uomo che ha attraversato la storia della politica italiana, dalla Prima Repubblica passando per la Seconda e già pronto a guardare al futuro, è Pierfrancesco Pingitore. Per lui la politica è ispirazione. Ministri, presidenti e leader sono stati e lo sono ancora oggi personaggi da studiare per metterli in scena e ridere di loro e con loro. Pingitore è il fondatore del Bagaglino, la compagnia teatrale che da oltre 40 anni fa sorridere l'Italia. Pensa che potrà diventare Presidente della Repubblica? Non tolga la mano. Vede, io l'unica aspirazione che mi piacerebbe molto vedere assecondata è quella di essere Papa. Gli esordi nel 1965, la consacrazione in televisione nel 1973. Da allora grandissimi successi grazie a uno stile inconfondibile, caricature marcate di personaggi noti, battute a raffica e protagonisti delle parodie in sala ad applaudire in prima fila. Chi autorizzò quell'operazione? Lui! Bene! E se io sarei, non fossi meglio che non sarebbe mai stato? Teatro e televisione, autore e regista, spettacoli, film e molti programmi TV. A lui la prima e l'ultima parola sempre in ogni suo lavoro. Entro 3 giorni non ci saranno più tasse in Italia. Satira, politica e comicità, senza rinunciare allo spettacolo. In scena con lui sempre ballerine e belle donne. In alcuni suoi programmi irrinunciabili le torte, alcune finite in faccia ai protagonisti politici del momento. Ognuno per sé! Bravo, grazie, complimenti! Senatore, non sia da meno! Venga qua, venga qua! Bravo, complimenti al senatore! Grande, senatore non sia da meno. Ma come avete fatto a convincere questi politici a prendersi la torta in faccia? Beh, non lo so veramente. Eravamo quasi sotto elezioni, quindi venire da noi comportava una grande visibilità. E la torta in fondo era un fatto goliardico. Gli spettatori votavano e attribuivano all'uno o all'altro il fatto di ricevere la torta in faccia. Disposti a tutto, cioè politici disposti a tutto, questo ci sta dicendo sostanzialmente. Lei, parliamo un attimo di lei. Lei è un uomo di destra? Ma io devo darle la risposta che ho già dato, quindi mi ripeto. Allora ne dia io un'altra. Sarei volentieri un uomo di sinistra. Non c'era più posto. Questa però c'era Brecht che diceva: mi sono seduto dalla parte del torto perché dalla parte della ragione i posti erano rubati. Erano finiti. Io non conoscevo questa frase di Brecht. Senta, e che cos'è per lei la destra oggi, se esiste, se c'è, da chi è rappresentata? Ma non so, non mi interessa neppure sinceramente. Per me la destra, se vogliamo fare un discorso un po' serio, era un fatto un po' ideale, l'attaccamento a certi valori che poi alla fine neanche si sapevano bene elencare, ma che poi si avevano un pochino dentro. E poi c'era questa definizione nostra di anarchici di destra, cioè di gente che rifiutava, che pagava le tasse, però rifiutava intimamente.
lo Stato in quanto non ne vedeva una connotazione ideale. Ecco, da questa posizione scaturisce il fatto che io non ho mai militato da nessuna parte, tranne certo. che in giovanissima età, eccetera, ma non ho mai votato praticamente, anzi ho votato, pensi in una cosa, sì? Perché ho votato l'ultima volta? E che ne so io? Per la Raggi ho votato. Bene, per sono la contento, Raggi. Ero convinto che forse avrebbe dato una svolta, eccetera. Una delusione totale. Vabbè, vedremo, manca capito? Ancora molto tempo alla fine del Mano della Raggi. Senta, sì. Lei ha scritto Avanti ragazzi di Buda, avanti sì. ragazzi di sì. Pest. Sì. Beh, questo motto riecheggia nelle stanze di Casa Pound, la cosiddetta estrema destra italiana. Le dà fastidio che si siano appropriati no, di questo? A me non dà fastidio niente, perché poi ognuno è libero di cantare quello che vuole. Però vorrei precisare. Io ho scritto questa canzone nel 66, a 10 anni dai fatti di Budapest, e la cantavamo al Bagaglino, e recentemente sono venuti da Budapest per chiedermi il testo di quella canzone. Cioè, poi ho saputo che la canzone stessa era stata fatta proprio dagli Ultrada, che la cantavano anche storpiando un pochino il testo. Cioè, se ne sono appropriati. Se ne sono un po' appropriati. Io non è che possa dirgli avete fatto bene, avete fatto male. Fate quello che vi pare. La mia canzone non è nata per gli Ultra, non è nata per Casa Pound, non è nata per nulla. È nata per reagire a quel terribile fatto accaduto 10 anni prima, di cui nessuno nel 66 pareva si ricordasse. E allora mi ha spinto questo a scrivere quella canzone che abbiamo cantato nella cantina per tanti anni. Sì, perché il Bagaglino, prima di finire a Salone Margherita, nasce in cantina. Ma io, dal punto di vista personale, sì. ho un'ultima questione per lei. Certo. Dal Bagaglino in poi, si è sempre detto, vabbè, Pingitore, sì, grande uomo di televisione, programmi di grande successo, ma alla fine è un qualunquista, Pingitore. Cioè, quella messa sì. in scena che lei proponeva era una cosa da qualunquisti. Si è mai sentito offeso per no, questo? Si no, è mai... no, ma è vero. È un qualunquista lei? Sì, ma nel senso che in pratica siamo contro qualunque bersaglio, qualunque persona eserciti un potere e che merita, secondo noi, la satira, e quindi il qualunquismo è questo, non avere degli agganci precisi nella politica. Se avessi voluto fare la politica avrei fatto un partito, mi sarei presentato, ma siccome... Il partito del Bagaglino, la lista del Bagaglino. Allora portiamo il Bagaglino al tavolo. Venga Vingitore, venga al tavolo. Continuiamo a discutere anche un giorno. Vingitore, però, come sono andato? Però io un dubbio ce l'ho, voglio... Lei, da uomo di destra, come ha raccontato, una destra sì. fuori dai partiti, che impressione le fa la spiaggia fascista che non c'è stata neanche quando la memoria della Repubblica Sociale era ancora fresca? Le sembra grottesca o antisistema? No, ridicola, mi sembra. Quella è una cosa ridicola, fatta da un poveraccio che ha scritto, ha messo delle frasi che sono assolutamente inaccettabili e stupide. Non credo che si debba fare una legge contro il Bagnino di cosa, cioè, però certamente è inaccettabile. Le leggi ci sono. Cioè. Legge Scelba, sì, per punire. C'è però le dà fastidio quando la memoria del ventennio diventa strumento di battaglia politica? Io ho fatto una serie che non è di satira, una serie su Mussolini, in pratica in 3 atti. Il primo era quel 25 luglio a Villa Torlonia, il secondo Operazione Quercia, ambientato a Campo Imperatore, nell'albergo dove fu prigioniero Mussolini, e il terzo Scacco al Duce, l'ultima notte di Clarette, con un attore straordinario che si chiama Luca Biagini, che ha una somiglianza incredibile con Mussolini, ma non è tanto questo quanto la capacità di interpretarlo. E ho cercato in quella sede di dire tutto quello che io penso diciamo di questo grande arco di tempo in cui sono stati impegnati gli italiani. Quello che io trovo manchevole nella storia della Repubblica Italiana è stata proprio quella che Cossiga avrebbe detto una confessione collettiva. Cioè,
il fascismo è stato vissuto dagli italiani, da 90%, poi ci sono stati degli eroi che hanno fatto gli antifascisti, ma insomma nella sostanza era... Ora, se improvvisamente su Mussolini è stato caricato tutto, tutto il carico delle colpe, e non si è fatto poi più nient'altro. Cioè, forse, se vuole, manca ancora la confessione collettiva. Ormai è tardi. Però se invece di ammazzarlo così, eccetera, fosse stato processato, magari poi mandato a morte, cioè, forse tanti sepolcri imbiancati sarebbero venuti fuori, cioè sarebbero conosciute tutte le vere corresponsabilità che hanno reso possibile il fascismo. Parlo troppo? No, io... Cioè, penso questo, che nella storia d'Italia ci sia questo iatus, questo vuoto, per cui si dà al fascista, si prende questo poveraccio del bagnino. Cioè, o altre manifestazioni esteriori che sono ridicole, che non hanno senso, perché il fascismo è morto 72 anni fa, punto. Fine. Non c'è nessuna possibilità che... Posso, Giannini, posso interloquire, non tanto sulla... vicenda storica del fascismo, però c'è un aspetto che secondo me caratterizza il nostro paese ed è la totale incapacità di custodire la memoria. Quando dico la memoria, certo, intendo riferirmi alla vicenda storica del fascismo e a quello che è successo dopo, perché dal punto di vista poi è vero che quello che abbiamo visto nella spiaggia di Chioggia per alcuni versi fa un po' sorridere, però io dico fino a un certo punto fa sorridere, perché è chiaro che questa specie di starace in costume da bagno era abbastanza grottesco per molti totalmente versi. Però poi la cosa incredibile che noi abbiamo raccontato, perché l'abbiamo tirata fuori sul nostro giornale questa storia, no? Sono tutti quelli che ci andavano. Questo è uno stabilimento da 650 lettini. Questa roba va avanti da un anno e mezzo, quasi due, non è una cosa scoperta oggi. Tanta gente ci andava e non era per nulla infastidito da tutta questa gran cassa incredibile. Certo. Allora, che cosa voglio dire? E sarò rapidissimo. La cosa che non è accettabile, in questo paese, è che a un certo punto, incapaci appunto di metabolizzare la vicenda del fascismo, di riconoscerne il male fino in fondo che questa ha provato, e siamo incapaci persino di celebrare ancora oggi il 25 aprile per quello che è la festa della liberazione dal fascismo, noi siamo arrivati, e questo ce lo insegnava Bobbio, una polemica storiografica molto forte, diciamo stabilire un'equivalenza tra le dittature, cioè il fascismo e il comunismo, siamo arrivati al punto di stabilire anche un'equivalenza tra il fascismo e l'antifascismo, mettendole tutte e due sullo stesso piano. Bene, questo non è possibile, perché nella vicenda storica del fascismo c'è stata una parte del paese, minoritaria, sono d'accordo con lei, che si è battuta per liberare l'Italia, e un'altra parte che invece... Poi ci torneremo, ecco, perché questo... ovviamente anche la discussione che è in corso alla Camera sul disegno... Ma questo infatti arriviamo al giorno d'oggi, perché poi c'è una destra che continua a ripetere, scusate, concludo, che il 25 aprile non deve più essere la festa della liberazione dal fascismo, ma deve diventare la festa della liberazione da tutte le dittature. Beh, è una follia, perché la dittatura che ci riguarda e sulla quale... noi ancora oggi portiamo le cicatrici sulla pelle, è il fascismo, non è un'altra cosa. E il 25 aprile è la liberazione dal fascismo. Ci mancherebbe. Però questo tipo di cultura continua, ed è la stessa che oggi ci fa guardare a questa vicenda come se fosse, vabbè, una cosa folcloristica. Massimo, ne parliamo nell'ultimo blocco, ma fino a un certo punto. Ci hai preso su... Scusate, questo, volevo far vedere la satira troppo in diretta del tempo di Twitter, Arsenale K, Chioggia, aperta una spiaggia fascista, e la possiamo inquadrare, se alzi il braccio perché stai affogando il bagnino e tutta la spiaggia ti salutano. Però il nostro vincitore voleva farci due ritratti rapidissimi sui politici di oggi, Renzi e Beppe Grillo, il suo spirito... corrosivo, lo mette al servizio di Nobel. Renzi mi era venuto una battuta una volta. Lui si crede un uomo solo al comando e non si è accorto che il comando è sparito, è rimasto soltanto solo. E Grillo invece? Grillo La piace come comico, come leader politico? Come comico era molto divertente, come leader politico un po' meno.
Cioè, a me sembra che lui sia abbastanza ondivago nelle sue definizioni e salti da un punto all'altro anche programmaticamente. Che poi abbia colto un momento importante della vita italiana, quando i partiti tradizionali erano finiti, erano morti, c'era questo che si chiama populismo impropriamente, comunque questa ansia di protesta, ha saputo coagularla, ha creato una classe dirigente che dovrebbe andare al governo. Io ho qualche dubbio sull'uso dei congiuntivi di questa classe politica. Ah, dice sì, rispetto alla Prima Repubblica invece almeno i congiuntivi. Beh, un po' di congiuntivi. Però, c'è stato. Sia sincero, insomma, sì. Lei li ha conosciuti tutti questi politici, certo, della Prima Repubblica. Abbiamo visto lì con sì, Giulio, sì, Andreotti, gli ha fatto fare il giochino, sì, della macchia della verità. Certo. Ma era più facile, come dire, trattare con questi signori che comunque sembravano anche dal punto di vista, no, del potere quasi inarrivabili. Poi lei li, come dire, li umanizzava portandoli lì su quel palco. Sì, a me li portavano, perché non è che li portassi io, cioè c'era una signora che si chiamava Gabriella all'epoca Dubois, che aveva un grande ascendente presso i deputati, i senatori, e ce li portava. Lì venivano un pochino istruiti, perché quello che ci hanno rimproverato qualche volta, cioè voi avete dato voce a questi, gli avete fatto da sgabello, eccetera. In realtà, quando cominciammo, noi dicemmo: l'uomo politico è anche un uomo di spirito, quindi invitammo dei politici con l'obbligo di dire delle cose spiritose. E ci furono delle figure barbine, perché alcuni dissero delle sciocchezze, ad altri suggerimmo delle barbine. Andreotti era il più simpatico di tutti. No, quello era inarrivabile. Quello era un grandissimo attore, era meglio di Feltri. Le è piaciuto Feltri? È formidabile, è un cabarettista. Pubblicità! Aia. Pubblicità, pubblicità. Amico. Bene, di nuovo in diretta, hashtag in onda per commentare la puntata. Si arricchisce il nostro parterre con Massimiliano Fedriga della Lega Nord. Buonasera e bentornato. Buonasera. Tra poco poi ci collegheremo con Portogruaro. Dovevo essere lì questa sera. E invece la seguirà da qua. Qua. Massimo Giannini è rimasto con noi. Alessia Morani del Partito Democratico. Lady in red. Lady. Buonasera. E Massimiliano Mallegni, sindaco di Pietrasanta, buonasera. Buonasera. E Forza Italia. Grazie per il Massimiliano, ma ne ho meno sul nome. Massimo. Massimo, ho detto Massimiliano? Massimo Mallegni. Forza Italia. Chi più ne ha più ne meno. Comunque, il volto di Forza Italia caratterizzato sui temi dell'immigrazione, perché Maria in Pietrasanta è intervenuto più volte, ci sono state polemiche, discussioni, e quindi è sul campo su questo. Lei, beh, che cosa farebbe? Parliamo al sindaco per un attimo. Se arrivasse la notizia che le mandano 24 richiedenti asilo, farebbe una manifestazione, cercherebbe di integrarli? Quale sarebbe la procedura? A me è arrivata qualche tempo fa una notizia che ne arrivavano 85. E ci sono i cittadini di Pietrasanta? 25.000. Quindi insomma una cifra bassa rispetto ai 25.000. Sì, insomma, 85, mi è arrivata questa notizia perché... Come arriva? Chiama il prefetto? No, perché il prefetto due giorni prima aveva organizzato una riunione delle aziende dell'acqua, della spazzatura, eccetera, eccetera, li aveva riuniti senza dire niente al sindaco e... pensano di essere invisibili e che nessuno sappia delle riunioni che ci sono in prefettura. Sono stato avvisato, io ho fatto solo una cosa, ho chiarito che intanto non è il modo di fare, perché il prefetto, se ha bisogno di fare qualcosa sul territorio, chiama il sindaco in un rapporto istituzionale serio. Oggi è cambiato il prefetto di Lucca, è un'altra persona rispetto a quella dello scorso anno. Ma quindi lei che farebbe? Le barricate? No, io dissi soltanto che mi sarei messo la fascia tricolore, mi sarei sdraiato nel mezzo all'autostrada Casello Versilia e avrei aspettato lì l'autobus, perché non, sul piano istituzionale è un errore. Doveva essere realizzata una tendopoli a 50 metri dal centro storico di Pietrasanta, e Luca Terese sa di che cosa parlo. E non solo io, tutto il mondo sa. Sì, la insomma, da Santa, la Inoltre, senza tenere assolutamente conto di tutta una situazione, di una condizione in cui anche il territorio della mia città versa sul piano della povertà, della disoccupazione, eccetera.
è andata a finire che non abbiamo nessun immigrato nel comune di Pietrasanta. Credo che siamo uno o due comuni in Toscana che non abbiamo immigrati nel comune di Pietrasanta. Beh, non è un punto di merito però. Secondo me è un punto di merito alla grande, perché... Visto che il piano, lo spieghiamo perché, perché è una questione ideologica, il piano del Viminale varato da Minniti prevede che se ogni comune si prendesse carico di un numero basso in rapporto alla popolazione di migranti, in realtà non ci sarebbero poi una situazioni follia, emergenziali come alle volte si ma trovano, io credo, no? No, io credo che il piano che è stato fatto dal Ministero degli Interni sia un qualcosa che è totalmente distante dalla realtà quotidiana. Cioè, mi pare che il Ministero degli Interni viva in una condizione che io peraltro rispetto pure, perché avendo questo ambito di governo una scarsa credibilità internazionale, andiamo in Europa e nessuno ci considera, chiediamo di chiudere i porti, facciamo marcia indietro, dice li riapriamo immediatamente, non siamo in grado di andare a fare un'attività sulle coste africane, eccetera, e poi cosa si fa? Siccome non siamo in grado di fare questo, allora prendiamo la comunità italiana, la strangoliamo, prendiamo le amministrazioni locali, riempiamo i comuni di disgraziati che hanno bisogno di essere aiutati, e io ne sono... Sta togliendo il lavoro a Federica. Ne so... No, sto togliendo il lavoro a te, ma io faccio l'amministratore locale. Guardi Parenzo, che se io le porto qua un amministratore del Partito Democratico... Dice la stessa cosa? Dice la stessa cosa in questo momento, perché la situazione è veramente ad una condizione incredibile. Sentirei fra un attimo la Morani, però darei anche un'ascoltata a quella piazza che Maria Laura Cruciani ha accompagnato, ha seguito, ora i due persone... Presentacelo e poi sentiamo la Morani, poi torniamo a te. Porto Gruaro? Bene. Sì, siamo a Porto Gruaro, qui abbiamo accanto a noi il signor Roberto, che è una di quelle persone che è qui in presidio permanente da giovedì sera, quindi sono 4 giorni che è qui. 5 giorni praticamente che siamo qua. E invece abbiamo anche la signora Caterina, che è una delle promotrici della raccolta firme, che invece è stata effettuata nel corso di questi giorni. Hanno raggiunto già quota 1500 firme e sono qui a protestare anche questa sera. No ai 28 migranti che sono arrivati qui nel comune di Porto Gruaro. Bene, fra un attimo Alessia Morani, una risposta a questa, diciamo, a questo guanto di sfida lanciato da Malligni. Ma è evidente che il problema dell'accoglienza sta creando un po' ovunque in Italia, non solamente in Veneto, del disagio. E quindi la cittadinanza, quando soprattutto non conosce un fenomeno come quello migratorio, ha paura. Ed è una reazione normale, che io non biasimo. La cosa vera però è che per evitare i problemi di cui parlava il sindaco, e cioè di una gestione prefettizia che può arrivare da un giorno all'altro in capo ai sindaci, c'è un sistema che si chiama SPRAR, che è un sistema di adesione volontaria da parte dei sindaci, con cui si può avere una distribuzione equa in tutta Italia di migranti, evitando le grandi concentrazioni come ad esempio c'è a Ancona o in altri posti d'Italia. Se ci fosse questa solidarietà tra comuni eviteremmo tanti problemi. Lo dico perché io vengo da un piccolo comune della provincia di Pesaro Urbino, nel Montefeltro, che si chiama Macerata Feltria, che ospita da febbraio del 2014, eravamo in piena campagna elettorale tra l'altro, una cinquantina di migranti, 2000 abitanti, 50 migranti. Oggi sono un po' di meno perché è intervenuto il decreto Minniti che li diminuisce, ma qual è stato il percorso con cui il sindaco, la Caritas, assieme anche al vescovo hanno fatto con i cittadini? Un percorso di conoscenza del problema, un percorso di conoscenza del problema di quei migranti. E le loro storie sono storie drammatiche che, se raccontate alle persone, consentono di capire anche qual è il dramma che vivono. Quindi io credo che il problema che noi dobbiamo affrontare, che è un problema grande, enorme, che riguarda centinaia di migliaia di persone, deve essere affrontato con uno spirito razionale, solidaristico tra i comuni, proprio per evitare che ci siano quelli che
ospitano e quelli che non ospitano, e chi non ospita non è che è più bravo di quello che ospita. Io credo che quello che ospita è più bravo a far capire ai propri cittadini la gravità del problema, e che per affrontare un problema così grande servono le energie di tutti quanti. La domanda per Federica è diretta, perché no, e non voglio, non la faccio in modo polemico, perché lei lo sa, mi conosce. No, la conosco. No, davvero, non c'è nessuna polemica. La legge prevede che ci siano 2,5 migranti ogni 1000 abitanti, quindi il caso di Porto Gruaro che in diretta vi stiamo raccontando ci porterebbe a dire che a Porto Gruaro potrebbero ospitarne 70, no? Stando a questo rapporto. Lei mi dice che 70 persone sono ingestibili? No, dico che è una follia. Te lo dico senza Le dico senza di più polemica. Che è una follia, perché la legge non è che sia la Bibbia, la legge è che ha scritto il PD. Scusi, non è che allora vuol dire che sia giusta. È una legge che ha scritto il governo e una maggioranza del Partito Democratico, ed è una legge folle. Allora, qual è il rapporto? Per più punti di vista. Non esistono rapporti. Senza polemica. Mi scusi, ma infatti non faccio giusto. Polemica. Se mi spiega, per me non esiste la questione di rapporto. Bisogna cambiare la politica migratoria e anche di come gestire le persone che arrivano sul territorio nazionale. Sì, ma oggi questi signori sono glielo, qua. Infatti, glielo dico, le rispondo subito. Qual è la percentuale giusta? No, non esistono percentuali, è una follia. Senza polemica, ci conosciamo. Ma le rispondo senza polemica, se mi fa rispondere. Prego. Gentilmente, senza polemica, le rispondo. Prego. Le dico che è una follia l'accoglienza diffusa. È una follia, perché abbiamo visto, ultimo il caso oggi che è successo a Trento, con risse generalizzate tra nordafricani, ma sono casi continui. Perché è una follia? Perché impedisce il controllo di queste persone. Noi non sappiamo chi siano, lo ribadisco, quando viene fatto il controllo, per chi arriva qua, sapete? No, invece sì, Morani, lui no, con la testolina, perché quando viene fatto il controllo, viene preso un'impronta digitale, viene messo vicino un nome dichiarato, quindi inventato dalla persona che arriva, con una data di nascita inventata. Noi non sappiamo chi sia presente sul territorio nazionale. Non sappiamo se questa persona andava a portare i mazzi di fiori ai vicini di casa in Nigeria o è una persona uscita dalle carceri libiche e tunisine durante le primavere arabe. Non lo sappiamo. Quindi una persona normale cosa fa? Li mette perlomeno, intanto, e dopo magari ci arriviamo sulle politiche di come hanno fatto entrare. No, quello hanno fatto un accordo firmato dal governo dove ha detto portate tutto sulla costa italiana, Renzi e il PD. 28, quindi no, dopo ci dicono i comuni devono accoglierli. Lei è un uomo di governo, no? Ambisce a esserlo, ma non esiste la abbiamo sono contrario persone. All'accoglienza diffusa. Io, bisogna fare dei centri da dove non possano uscire e circolare liberamente sul territorio nazionale. Scusi se insisto e non voglio fare polemica con lei. Ci sono 28 persone a Porto Gruaro. Se i cittadini dicono di no e il sindaco dice di no, queste 28 persone migrano in un altro comune. No, bisogna fare dei centri dove non possano circolare liberamente sul territorio nazionale. Assolutamente sì, semidetenzione. Assolutamente sì, finché uno non ha il permesso. Come sì? Assolutamente sì, finché una persona, chiudo, posso chiudere? Ma non voglio perché... Finché una persona non ha riconosciuto lo status, che se c'è rifugiato, libera di andare dove vuole, non può circolare liberamente sul territorio nazionale. Seconda cosa, il caso di Porto Gruaro, lo state sminuendo, perché Porto Gruaro in realtà sono i primi 28, perché vengono messi in dei palazzoni che si rischiano che ne arrivino a centinaia, e giustamente la popolazione si sta difendendo. Allora Giannini, e poi andiamo a sentire Porto Gruaro, perché noi non sminiamo, lo stiamo raccontando addirittura. Ma è chiaro che il problema dell'immigrazione sta deflagrando e finora non è stato gestito al meglio, no? Questo non c'è dubbio, è chiaro che gli italiani subiscono questa inquietudine che, devo dire, anche voi contribuite ad alimentare in maniera talvolta molto, molto esasperata, qualche volta persino inaccettabile. Però io torno a una domanda molto semplice, molto banale, che ho fatto più volte anche a Matteo Salvini. Lei domattina è ministro degli interni, certo, no? Certo. Va bene? Certo. Che cosa fa per risolvere il problema? Domattina, non staltranno... Ecco, voglio sapere, lei da ministro degli interni, come risolve questo problema? Perché le chiacchiere stanno a zero. Io ho sentito Salvini dire non devono avvicinarsi alle nostre coste, dobbiamo, anche lì poi l'ha detto pure Renzi purtroppo, aiutiamoli a casa loro. Poi, cosa diavolo significa? Lei dice davvero, loro dicono per scherzo. È una sciocchezza. Cioè, internazionale, sì, d'accordo, conto. Quello è giusto, però noi siamo restiamo il paese che sulla cooperazione internazionale spende di meno di tutti gli altri, quindi facciamo abbastanza fondi, sorridere anche in questo. Allora, io vorrei sapere, lei, ministro degli interni, domattina, come risolve questo problema?
Intanto, non lo sa dire? No, glielo dico assolutamente, mosso, ma guardi, quattro, ma guardi sono agevolato perché noi abbiamo presentato mozioni, atti parlamentari più volte. Non risolve, siamo all'opposizione e lo sai, sì. Essendo una persona onesta. No, quindi che l'abbiamo scritto, non glielo sto dicendo in televisione. Okay, l'abbiamo scritto e proposto alla maggioranza. Sì. Abbiamo proposto più misure. La prima, per esempio, riprendere con i respingimenti. Lei dice, non si può fare. Sa che l'ha fatto il governo libico. Il governo libico, con la marina militare libica, cioè, 10.000 persone... In mare? No, in mare, sulle coste libiche. Esattamente quello che ha fatto, per cui si è vantato il ministro Minniti, con 10.000 persone, la guardia costiera libica. Cioè, si fanno degli accordi, facciamo al... blocco navale. Quello che addirittura ha detto un anno e mezzo dopo il ministro Pinotti. Allora, okay, ma sono più misure da mettere insieme, non penso che siamo uniche. Se il barcone di disperati... Sì. Coraggiosamente, sì. No? Non si spaventa delle nostre navi schierate davanti all'acqua territoriale libica e arriva lo stesso. Le navi che cosa devono fare? Ma le dico subito, li affondano, guardi, sparano. Assolutamente, anzi, guardi, piazza, le dico di più, li salvo dalla nave che sta affondando, li curo, affondo la nave con cui sono arrivati, sì, ovviamente, e li riporto sulle coste, ovviamente, sì, come vengono fatte, okay, accordi, non mi sembra una foglia. Con chi si mette d'accordo per fare tutto questo, visto che in Libia non c'è un governo? Mi scusi, allora, o una o l'altra, il ministro Minniti, non più tardi di una settimana fa, è venuto in Parlamento a vantarsi del fatto che l'accordo col governo libico ha permesso che lo stessa marina libica potesse riportare sulle coste 10.000 persone. Potremmo farla che noi, invece di firmare un accordo, come è stato fatto con Triton, per portare in Italia? Dopodiché c'è da ricordare che abbiamo già una prova di cosa ha fatto la Lega quando era al governo. Ministro degli Interni Maroni, ottimo ministro degli Interni, la più importante sanatoria. Abbiamo fatto i respingimenti, per cui la Boldrini, presidente dell'Unione, aveva addirittura detto fuoco e fiamme. Maria Laura, stai discutendo con una signora che è molto agitata, sentiamo perché, sentiamo. Sì, la signora Caterina, che appunto è una delle promotrici delle raccolte delle firme, oltre ad essere qui in presidio dalla giornata di giovedì, è molto arrabbiata, ma forse più preoccupata che arrabbiata. Sì, è arrabbiata con il governo. A Cona è sorta un'emergenza e hanno deciso di spostare l'emergenza di Cona a Portogruaro e noi ci rifiutiamo. C'è un problema, esiste un problema, va risolto lì sul posto. Non possono scaricare le responsabilità del governo sui cittadini. E chiediamo a tutti gli altri comuni di iniziare a ribellarsi. Non possiamo più dire sì, sempre sì. Ma sono 28 persone. Ad oggi sono 28, ma a Cona ci sono 1.400 profughi esasperati, perché vivevano solo in condizioni un po' disperate, si sono rivoltati, quindi quelli che vengono fuori da Cona non sono profughi richiedenti asilo e basta, sono profughi che sono stati tenuti un anno e mezzo chiusi dentro delle tende, esasperati. Ci portano delle persone esasperate. Il sindacato di polizia si è espresso contrario a questa decisione perché sono sotto organico e non si sentono di garantire la sicurezza e noi non abbiamo nessuna garanzia. Ecco, noi chiediamo allo Stato di prendersi le responsabilità delle proprie scelte. Hanno fatto questa scelta di accogliere migranti e allora la portano fino in fondo. Non fanno una scelta al governo, a Roma, e la scaricano sui cittadini, la colpa, comune. Facci vedere questa piazza, poi torniamo. Diamo subito la parola all'onorevole Morani, ovviamente. Facci vedere un attimo la piazza per capire diretta... Quante persone hanno partecipato? Sì, la piazza è assolutamente gremita ancora. Fiaccolata, diciamo, ecco la camera, grazie. Bene. Ecco, sì, allora. Ormai qualcuno ha iniziato a scemare, ma vi volevo far vedere anche un'altra cosa. Vi volevo far vedere quelle che sono le palazzine, perché le palazzine sono tre. Al momento sono state rese agibili soltanto due piani di una palazzina, ovvero quella centrale dove vedete le luci accese. Le altre due al momento sono state dichiarate inagibili. Fanno tutte e tre parte di una proprietà del demanio e una delle preoccupazioni che ci raccontavano poco fa i cittadini che erano al corteo, che sono qui a manifestare, è proprio che vengano fatti degli interventi e vengano rese agibili anche alle altre palazzine, consentendo quindi l'arrivo di altri richiedenti asilo. Beh, importante intanto che siano la norma, però io la prima cosa che vi preoccuperei è che lì dove vanno siano la norma. Morani, la questione è questa, così facciamo anche un passo in avanti. Non sarebbe il caso che su fatti come questo, non dico Minniti si rechi in ogni luogo ove c'è una protesta, perché sarebbe, come dire, impossibile e non è anche forse... Però insomma che qualcuno ci metta la faccia in qualche modo, vada lì a spiegare, si confronti con la popolazione per dire guardate che insomma questo sa da fare, anziché lasciare poi che ci siano solo le proteste. Assolutamente sì, ritornando al mio primo intervento, credo che
perché la cittadinanza non abbia paura. Glielo spieghi in diretta lei a questi signori qua, no, se la serve, sentono. No, io se... non voglio interloquire con i manifestanti che legittimamente manifestano. Dopodiché, ripeto, serve che ci sia qualcuno che spieghi il problema. E io credo che i sindaci siano quelli che in prima linea debbono farsi carico della propria comunità. Volevo però rispondere alla provocazione di Giannini sul fatto della Lega al governo. Noi veramente li abbiamo già visti al governo, perché Fedriga prima ha evocato la primavera araba. Arrivarono 70.000 nel 2011. E che cosa fecero quando c'erano loro al governo e c'era il ministro Maroni? Inaugurarono il CARA di Mineo, un mostro, un CIE mostruoso dove non c'è stato il rispetto dei diritti umani, un centro di accoglienza, e soprattutto sono dati alla mano, loro davano 45 euro al giorno ai migranti. Vi ricordate la polemica che si fa sui famosi 35 euro? Bene, ministro dell'interno Maroni, loro ne davano 45, 70.000 sbarchi nel 2011 per la primavera araba, li abbiamo già provati al governo. Quindi oggi i discorsi che fanno è tutta propaganda a fini elettorali, che ci sta, ognuno fa la propria parte, però siccome noi stiamo al governo e dobbiamo provare a risolvere un problema che è enorme, che è difficilissimo e che non ha soluzioni come la battaglia navale di Fedriga, credo che in maniera più seria, come sta facendo il ministro Minniti insieme a Gentiloni, stanno mettendo in campo una strategia per evitare che dal sud della Libia continuino a transitare le persone, più fondi per la cooperazione internazionale, ma se avete firmato l'accordo per farli sbarcare tutti in Italia. Ce l'ho qua, Triton, trovami dove c'è scritto. Allegato 3, piano operativo Triton. Ce l'ho qui, trovami l'allegato 3. Questo è molto importante. Trovami l'allegato 3. Scusate, c'è una polemica invece. Sta perché circolando questo famoso allegato. Scusate, abbiamo un secondo. Perché, c'è una polemica che dura da giorni, lo abbiamo fatto vedere, c'è stata una dichiarazione della Bonino e circola in rete questo famoso allegato 3. Allora, siccome bisogna chiarirlo una volta per tutti, sarebbe il documento che citava la Bonino con cui l'Italia dice: fateli venire prioritariamente e esclusivamente sul nostro territorio. Chiariamolo una volta per tutte, subito dopo la pubblicità. Bene. Allora, qualcuno ha scritto: no, ma adesso io me li immagino che dietro le quinte la Morani, Fedriga e Mallegni sono a tarallucce e vino. Col cavolo, c'è stata una discussione serrata, perché il tema è molto importante, quindi per noi è prioritario capire e farvi sapere che cosa è accaduto veramente su questo accordo che ha preso, comunque ha fissato questa regola per cui l'accesso prioritario di chi viene salvato in mare arriva e in Italia, è fissato verso l'Italia. Come, dove, con quali regole, con quali vincoli? Chiariamolo subito. La Morani ha tirato fuori delle carte che ha portato perché voleva spiegarci che non è così. Che non è così, allora, che sono vediamo. In inglese. Però, allora, il punto è che in questi giorni sta circolando la tesi per la quale l'Italia avrebbe sottoscritto un accordo scellerato per il quale abbiamo deciso noi di prendere tutti i migranti. Falso. Esiste una convenzione del 10 giugno del 1979 che si chiama Convenzione di Amburgo, che obbliga i paesi naturalmente aderenti, tra cui l'Italia, a portare coloro che vengono soccorsi in mare nel porto più vicino e più sicuro, dove per porto sicuro non si intende l'infrastruttura, ma il rispetto dei diritti umani. Nell'area dove ci sono questi soccorsi, il porto più vicino e più sicuro è quello dell'Italia e anche quello di Malta. Malta ha una capacità di accoglienza molto ridotta, essendo una piccola isola con pochi abitanti, e chiaramente in Italia arrivano tutti quanti, perché tra l'altro la Guardia Costiera Italiana coordina tutti i salvataggi. Il punto è che Triton o non Triton comunque arriverebbero in Italia, quindi il dibattito che si è aperto in questi giorni è un dibattito falso, non lo dico io ma lo dico la Convenzione internazionale. Vorrei che Fedriga, siccome ha detto io leggo, leggiamolo questo allegato. Allora, io leggo, guarda, è un estratto. L'accordo. Allora lo leggo, è talmente falso. Sottoscritto dal governo. È talmente falso che nell'allegato numero 3 del piano operativo di Triton, cito, virgolettato, non è che sono mio parole un'interpretazione. Le unità partecipanti alla missione sono autorizzate dall'Italia a sbarcare nel proprio territorio tutte le persone intercettate e arrestate nelle sue acque territoriali, nonché nell'intera area operativa oltre le sue acque territoriali. Stai dicendo nel capoverso successivo viene specificato
che le persone salvate devono essere portate in un posto sicuro in Italia, che nessuna delle persone salvate, anche fuori dall'area operativa, può essere fatta sbarcare nel territorio di un paese terzo. Hanno firmato questo il governo. Hanno detto, prego, stai tutti dicendo qua. La stessa cosa. No, che dicendo, sto dicendo no. Quello che il tuo governo ha firmato. Stai ribadendo la validità delle convenzioni internazionali, non è niente di nuovo. Quello che tu hai firmato. Allora, aggiungo solo per cronaca, siccome questo è anche un programma interattivo, io e David stiamo ricevendo copiosi messaggi dell'onorevole Ravetto che dice, io dal 2014 che denuncio questa situazione, ci sono anche cose un po' più spicce di linguaggio, però ecco, molta passione da parte dell'onorevole Ravetto che dice, io su Triton parlavo dal 2014. Giannini, sì, e poi no, sentiamo Mallegni. Solo una cosa, quello che dice lei, onorevole Morani, è vero, ma non bisogna confondere un principio di diritto generale fissato. Sono trattati internazionali, non sono principi. Ok, però che fissa un principio giuridico di carattere generale. Che vale per tutti. Che vale per tutti, benissimo. Questo è un aspetto. Quello e quindi, che è un trattato. Ecco, dopodiché... È un trattato internazionale che fissa un principio giuridico di carattere generale. E cioè, quando sei in mare, io ti devo salvare di qualunque colore sia la tua pelle e qualunque sia la bandiera che batte la mia nave. E ti devo portare dove? E ti devo portare al sicuro. Nel porto più vicino. Bene, questo è un principio di carattere. È un principio di carattere generale incontestabile. E questo è un aspetto. Poi c'è una missione specifica di un'organizzazione costituita dall'Unione Europea che si chiama Frontex, che assegna a questa organizzazione appunto un compito molto più mirato, che sta dentro questo principio generale. Cioè il primo è la cornice. Bravo, qui stiamo parlando della missione. La missione ha alcuni... Che non può uscire dalla cornice. No, non esce dalla cornice. Infatti, certo che non esce dalla cornice. Infatti ribadisce il principio che quel povero Cristo che sta in mare e sta affogando, tu lo devi comunque salvare. E ribadisce il principio che tu lo devi comunque portare nel porto più sicuro e più vicino. Bene? Però, dopodiché, aggiunge, e questo è parte dell'accordo tra i contraenti di quello specifico accordo, aggiunge, purtroppo, questo bisogna riconoscerlo, del resto Alfano non l'ha smentito, il governo non l'ha smentito, che l'Italia si è presa l'onere di trasferire. Ma perché tutti... coordina le operazioni, per forza? Io, benissimo, coordina le operazioni. Il risultato di questo, però, è che effettivamente tutte le navi che arrivano, qualunque sia la bandiera che battono, scaricano i migranti sui porti, nei porti italiani. E questo è tanto vero che oggi a Varsavia c'è stata una riunione nella quale si è esaminata la missione Frontex e si è deciso di venire in qualche modo incontro alle richieste dell'Italia. Quindi questo vuol dire però che l'Italia ha preso su di sé questo onere. Poi possiamo stabilire che ha fatto bene, ha fatto male. Oggi i risultati però dimostrano una cosa fondamentalmente, e cioè che noi ci lamentiamo del fatto che l'Europa ci lascia da soli, siamo stati i primi a dire ci pensiamo noi. Torniamo ai comuni, un attimo. Poi l'Europa è onorevole Morani, ma questo l'ha detto la Bonino, è il motivo della polemica. Infatti, quando la Bonino ha detto quella cosa in un'assemblea pubblica, il Movimento 5 Stelle ha trasmesso questo filmato e tutti dicevano non è vero, non è stato chiaro, non si è spiegato. Questo noi l'avremo, l'abbiamo invitata, però ormai è un fatto acclarato. Allora, qualche giorno fa, collocamenti, l'Europa è una vergogna, ha ragione, ma questo è un altro problema ancora. Ma non è un altro problema, è parte di quel problema, perché quando noi diciamo che non possiamo essere abbandonate dall'Europa, lo diciamo soprattutto non sulle procedure di identificazione su cui oggi Frontex si impegna a darci una mano e ci sta, ma sui ricollocamenti, perché i problemi di quella piazza non derivano dall'identificazione, ma dal ricollocamento dei migranti in Europa, che non c'è stato. E ma questo è il nocciolo del problema, scusami, non altri. Perché se noi avessimo un'equa distribuzione europea dei migranti, tanti
Vedi, non ci sarebbe. Un attimo, spunto, ma questo non è vero, perché gli accordi che hanno firmato per i ricollocamenti parla solo per chi ottiene lo status di rifugiato, non per i richiedenti asilo. E l'avete firmato voi, quelli non sono rifugiati. Dovevano essere ricollocati 40.000 richiedenti asilo, e ne arrivano 170.000 all'anno. Federica, una vergogna. Invece che 40.000 Morani, Federica, vi siete persi intanto la battuta strepitosa del toscanaccio. Questa è la sorte di Forza Italia. Lega e PD continueranno a litigare e Forza Italia vincerà le elezioni. Questo è un suo desiderato. Ovviamente sì. Questo, insieme alla Lega. Spero che litigherete un po' di più anche voi con i capito. Torniamo al punto e poi torniamo a Porto. Io sono in Toscana, ti assicuro che litigo tutti i giorni. Allora, io voglio dire, ho la sensazione, senza voler togliere niente a nessuno, che non abbiate idea, in particolare sulla convenzione del 77, di che si parla. Quella è una convenzione internazionale che regola il traffico delle navi, ovviamente, e che tiene conto di eventuali naufragi. 79. No. È quella, è una convenzione che vale anche per la nave da crociera della compagnia italiana. Non so se mi spiego. Non è che è legato, non è una cornice legata all'immigrazione che viene dall'Africa. Il sistema che ovviamente è stato sottoscritto, che è un accordo, no? È un accordo, io lo capisco, io guardi, la capisco, perché no, trovarsi, capire, mi creda, no, sia gentile, capito, no, non però io, sia gentile, io vi comprendo, vi comprendo, vi comprendo, no, io vi capisco, no. Perché aver sottoscritto una roba del genere, con il ministro che ci avevate, che anni fa transitava anche dalle nostre parti, quello, se non sbaglio, no? Ho detto che anni fa transitava dalle nostre parti, e vi abbiamo auguri, va bene, auguri, va bene. E che il presidente del consiglio, anzi, ci si è anche, come dire, sciacquato la bocca, non l'attuale ma quello precedente, è un dato di fatto, è un dato oggettivo. Allora, su questo io, voi che siete in difficoltà, lo posso capire, ma il problema della vostra difficoltà non sia troppo, chiedo scusa, chiedo scusa, Terese, chiedo scusa, no, il problema vostro è che non avete capito soluzioni, che io voglio le soluzioni, non le chiacchiere, voglio le soluzioni, il problema non firmare quella cosa, il problema che non avete, il problema, mi scusi onorevole, il problema che non avete capito, che poi, in funzione di tutti questi giochi che sono stati fatti, siamo noi amministratori sul territorio con i nostri concittadini a avere il problema che hanno questi signori qua a Porto Gruaro. Lei mi pare di no, perché li ha rifiutati, quindi ce l'hanno i suoi colleghi, non lei. Senta, il problema ce l'abbiamo noi sul territorio, perché se il comune di Pietrasanta non ha gli extracomunitari che alloggiano nelle strutture, ma il comune di Pietrasanta ha un centro per l'immigrazione che serve 300 persone al giorno, che paghiamo e non prendiamo soldi, ma paghiamo e investiamo per fare in modo che questi qua non siano sulle spalle della comunità che amministriamo, ed è un atteggiamento diverso in funzione delle proposte. Sì, il problema non è problema. Il problema quando non so chi l'ha detto prima, Parenzo, oggi questi sono qua. Certo. Bene, devono tornare là. L'obiettivo è solo questo, esclusivamente questo. Ma se hanno diritto, mi scusi, se hanno diritto all'asilo? Giannini, ieri io e lei eravamo in un bellissimo parco che era quello della Versiliana, dove lei intervistava Massimo D'Alema. Sì. Il quale, confermo, ha fino detto, lì ci siamo. Il quale ha detto una cosa che mi ha anche sorpreso, devo dire, perché è la tesi che io e altri come me della mia parte politica hanno. Noi abbiamo il dovere di ospitare profughi e rifugiati, gli altri se ne debbono restare a casa loro. Evidenziando, prima di sapere se sono profughi e rifugiati che hanno diritto d'asilo, le devo dire di più, tenere da qualche Devo dire di più, che condivido anche l'idea, che poi è un'idea che noi abbiamo anche inserito in un'ipotesi di programma, che è quella che le identificazioni, si ricorda il passaggio, si fanno là. Non si fanno qua, si fanno là. Si fanno sulle coste libiche, non si fanno qua. Perché certo. Non siamo alle favole, qui siamo ai dati oggettivi. Qui siamo ai dati oggettivi. Noi, come Guardia Costiera, siamo andati ad insegnare negli ultimi 8 mesi alla Guardia Costiera libica tutte le attività e gli abbiamo fornito anche le motovedette. E non è che i nostri sono stati a largo e gli spiegavano le cose con i gesti, ma sono andati sulle coste libiche a fare questo tipo di attività. Il problema è che se voi non avete la forza politica e strutturale, perché vi manca come governo, che è un governo che ha una maggioranza che sta sugli stecchini, e non avete una credibilità internazionale, è molto difficile poter convincere. Maria Laura, le risorse della Merkel su Berlusconi sono
Siamo ritornati di nuovo qui a Porto Gruaro. Parte delle persone che hanno fatto parte del corteo ormai sono andate via. Le persone che vedete qui sono quelle persone, o almeno gran parte delle persone, che da giovedì sono qui giorno e notte. Il signore Roberto è qui giorno e notte e anche oggi si sta preparando per trascorrere la notte qui davanti a queste palazzine dove sono stati ospitati i 28 migranti che sono arrivati a Porto Gruaro. Giustamente 28, sì, ci prepariamo anche questa notte. Continueremo ancora e sono qui con mia figlia di 12 anni perché voglio che impari che i politici hanno una dialettica eccezionale per ubriacare la mente della gente. Voglio che lei si renda conto che quando sarà maggiorenne non sia una fanatica a votare una bandiera, ma persì le persone oneste con cui si può camminare assieme. Quindi lei di che cosa ha paura? Cioè, perché sta qui tutta la notte con anche sua figlia di 12 anni? Certamente, perché deve imparare, i bambini devono imparare da piccoli cosa significa essere derubati. Quindi quando sarà un po' più grande saprà anche difendersi. Non l'ho capito. Io volevo ho sentito che avevate domande da studio. Sì, volevo capire questo. Ma vi siete, i cittadini che sono lì e che legittimamente possono avere paura, ma si sono interrogati su chi sono queste persone che arrivano, magari le storie che hanno? Non penso siano dei criminali incalliti che vogliono depredare i cittadini di Porto Gruaro. Cioè, c'è un minimo di conoscenza di chi sono queste persone che andranno a stare in quelle case che appunto non mi sembrano neanche degli hotel di lusso, peraltro? No, affatto. Ma un minimo di riflessione circa chi sono queste persone che sono arrivate, è stata fatta? Cioè, voi vi chiedete se effettivamente queste persone hanno bisogno? Beh, io credo che non hanno bisogno. Qui c'è solo un interesse finanziario dei politici. Anch'io sono stato un emigrato. Non ho trovato nessun Stato che mi ha dato da mangiare e che mi abbia mantenuto. Dovevo rispettare le loro leggi, non fare cortei politici. Ma se loro sono arrivati qui legalmente? No. Cioè no, sono in Italia in via legale? Illegalmente. Non sono in via legale, sono stati spediti qua dalla gente italiana. Entrati illegalmente e arrivati, ed ora sono qui legalmente. Spediti con tante promesse dalla gente che è a Roma, in Parlamento. Purtroppo le certe cose cominciano a uscire adesso. Abbiamo visto che sono andati là, gli promettono mari e monti in Italia. E quando arrivano qua devono mantenerli, perché purtroppo qua non c'è lavoro, non c'è niente, non abbiamo neanche per i nostri figli, quindi non so con quale coraggio questi politici riescono a promettere. Ci fermiamo un attimo con Porto Gruaro perché vogliamo far vedere l'altra parte della barricata, queste persone, il servizio della nostra Biagiotti che racconta che cosa pensano alcuni degli immigrati che sono qui, che non sono dei mostri, non sono dei delinquenti, sono persone normali come gli altri, fra cui santi, peccatori e anche persone che hanno sofferto molto. Andate a giocare? Sì. Che squadra? Mali. Mali? Sì. Mali contro? Gambia. Chi vince? Voi! Gambia! Sembra strano a dirsi, ma siamo a Torino. Oggi qui ci sono i quarti di finale di un torneo unico in Italia, l'African Cup. Sono questi ragazzi? Sono tutti ragazzi africani, innanzitutto, del continente africano. Meno l'Italia, che è il paese ospite, naturalmente deve esserci. E come si sta comportando l'Italia? Purtroppo male, ha preso 10-0 la prima partita, 5-0 la seconda. Speriamo che oggi almeno pareggiano, fanno qualcosa. C'è tutta l'Africa qui, Gambia, Mali, Togo, Guinea, Egitto. L'Africa che sta a Torino. Questo torneo è serio, non vengano a giocare solo e non si ferma qua, perché noi intendiamo l'anno prossimo di far entrare anche la cultura dei balli, del cibo, dello scambio. Vedrai che sarà una cosa bella per Torino. E come succede alle partite, si parla di tutto, compresa l'attualità politica. Tra Grillo, sì. Salvini, sì. Berlusconi, sì. Renzi, sì. Chi preferisce? Preferisco Renzi perché è uno che di sicuro come futuro, è uno che pensa a un futuro più concreto, per dire. Uno come Salvini, se arriva al potere, gli italiani avranno un piatto di pasta, sarà il primo problema che avranno. Matteo Salvini dice che noi siamo troppi, ma anche da noi
Cioè, voi siete anche troppi. Da voi? Sì. In Africa ci sono troppi europei? Sì, sono troppi europei. Se andate a stare a casa nostra, anche voi dovete stare a casa vostra, perché voi venite da noi, il cacao, il petrolio, di oro, i diamanti, lo caricate e lo portate qua. Berlusconi? Berlusconi secondo me mi piace Berlusconi, perché è lui che mi ha dato i documenti. Quindi lei Berlusconi l'ha dato di più? Sì, sì, secondo me. Però è alleato di Salvini, dice... come si fa? No, secondo me sta facendo quello solo per trovare una strada per la politica. Come sono i politici italiani? Chiacchieroni. Grillo? Non lascia perdere. Niente, ma nemmeno Grillo. No. Niente. Qual è il politico che le piace di più? Bertinotti. Bertinotti, non c'è più Bertinotti. Non c'è più. Esatto. Lo so, però... Avrebbe votato Bertinotti. Avrebbe votato per lui. Un gol di chi? Degli italiani. Bravo. Senta, te le dico, ius soli. Guardate gli americani. In America se sei nato, in America sei americano, non c'è niente da fare. La mia figlia, quella più grande, sì. 13 anni, sì. Nata qui, è studiata qui, è nata tutto qui. Quando andiamo giù in Egitto, lei ha smesso proprio di parlare proprio della lingua araba. Sì. Tra loro parlano sempre italiano. Anzi, loro sanno proprio tutta la storia dell'Italia, la storia della vecchia storia d'Italia, di più della nostra storia egiziana, di più del faraone. Meno male loro studiano anche la storia del faraone qua nell'Italia. Almeno quella la sanno. Sì. Renzi, ma anche Salvini sono d'accordo nel dire dobbiamo aiutarli nei loro paesi. Come vuole aiutarli al loro paese? Come? Facendo la collaborazione col governo, portando soldi per dire il governo, non vogliamo più vedere i suoi risortistanti, i suoi paesani qua, oppure dicendo ok, vi compro un piatto di pasta. Non sarà così. Secondo me dare soldi non è una buona soluzione, perché danno soldi a chi? Al governo. Lo possono mangiare tra di loro lì. E quelli poveri che non hanno niente, cosa devono fare? Devono sempre venire qua per cercare un futuro. Questi qua possono essere, una cosa buona per l'Italia un domani, capito? Se tutti si integrano, trovano un lavoro. E pagano tasse qua in Italia. Cioè io come collega vedo qua in Italia che non sono più anziani che giovani. Sì. Capito? Cioè gli italiani allora, sono più vecchi. Sì, sono più vecchi, sì. Poi non fanno i figli. Siamo noi che facciamo. Sì, possiamo essere il futuro per l'Italia, perché come è successo in America, come è successo in Francia, capito? Federica è la persona giusta per commentare questo, no, davvero, questo servizio. Ha visto? Vabbè. Non sono poi così... Lo dice senza polemica. Ma sono richiedenti asilo, perché non conosco... Sono richiedenti asilo? Mi dicevate queste persone. Sono cittadini italiani. Sto chiedendo, sono richiedenti asilo. Ma guarda che le persone sono chiunque. Io penso però che se uno si comporta rispettando la legge o no, va bene? Posso fare questa distinzione perché questo qualunquismo sono persone. Non è così. Qualunquismo, sì, cioè... e sono persone, ho capito. Chiunque è una persona. Posso contestare chi rispetta o non rispetta la legge, chi è entrato legalmente o non legalmente nel nostro paese? Sì. Posso contestare. Perché guarda, è quello che dicono anche le varie cooperative che prendono miliardi di euro, sono persone, mettendo quei soldi se li intascano. Sì, 4,4 miliardi di euro. Spegne, non lo sai nemmeno. No. Tu hai votato una legge che dà 4,4 miliardi di euro. Secondo me la stai sparando un po' grossa, però vanno le cooperative, molto vanno le cooperative. La stai sparando un po' grossa. Va bene le bugie, ma c'è un limite anche alle bugie. Ma l'avete votato voi, 4,4 miliardi di euro. Ragazzi, le bugie troppo grosse, non passano. Non è vero? Non che 4 miliardi arrivano alle cooperative. L'ha scritto molto di più probabilmente se sommiamo dopo anno. Vabbè, dai, molto di più, bene, perché è vero che non servono solo per le cooperative, ma stiamo siamo da diversi anni. Ma siamo da diversi anni che stiamo lavorando un attimo. Scusi, Federica, mi permetta. Il fatto, quindi, no, quindi il c'è una fatto differenza. Che lo sta, per capire. Il facciamo fatto, finire. Sì, ma, posso dire perché c'è la differenza? Perché dopo il qualunquismo della Morani. C'è una differenza, perché uno non può distinguere una persona se è giallo, blu, verde, rosso, nero. Lo distingue se rispetta o non rispetta le regole di un paese. Per quello che sono richiedente asilo, nel senso sono entrati legalmente o illegalmente nel nostro paese. Perché a me non interessa se uno è del Gambia o della Nigeria. Scusi, hanno preso il traghetto e sono venuti in Italia. Sono entrati illegalmente. Ma è chiaro che sono entrati illegalmente. Se c'è il reato di immigrazione clandestina, è chiaro che sono tutti entrati illegalmente. Sono anche persone che sono entrate legalmente per lavoro ed altro, voglio dire, non è un problema. Quindi ho fatto questa domanda.
domanda. A meno che non vogliate cacciare qui, via pure mi quelli. Scusi, mi scusi. Stiamo parlando di un altro fenomeno. Infatti ho fatto questa domanda, evidente, ci sono queste persone. Perché personalmente, guardi, facendo una riflessione, non mi sembrava di vedere le persone deperite, che mi sembravano di per sé tutti giovani, tutti maschi, come la stragrande maggioranza di chi sbarca nel nostro paese, che evidentemente lasciano le famiglie in mezzo alla guerra, lei alle bombe. Sa quanti minori, perché c'è qualcosa... Scusi Federica, lei sa quanti minori... Lo so benissimo, sono 25.000 lo scorso anno. E sa quanti anni avevano? Minori non accompagnati. Sa quanti anni avevano? Che hanno dichiarato? L'84% di quei 25.000 dichiara di avere più di 17 anni. Sa perché dice più di 17 anni? Perché non è, perché non è percepibile attraverso i controlli che fanno sulla grandezza del polso se sono veramente minorenni. Infatti sono finti minorenni. L'84% dei 25.000. Sono soltanto l'8% chi ha meno di 14 anni. Allora, o guardiamo i dati per quello che sono e li prendiamo tutti per intero e non solo quelli che fa comodo. Però lei ha avuto la compiacenza di andare come il suo leader Salvini a Lampedusa, avrà visto nel cimitero di Lampedusa delle piccole bare bianche. Mi scusi, però posso dirle che questa è una domanda che reputo insopportabile. Nessuno dice che bisogna lasciare morire i bambini. È insopportabile. Quella però è gente che è morta perché voleva venire in Italia. Ma nessuno... Cioè cercava, come scappava... Ma le posso dare un dato che da quando sono iniziate l'operatore, firmate dal governo Renzi e dal governo Letta prima, sono aumentati i morti in mare? Possiamo dirlo che quando si è messo il cartello prego venite, sono aumentate le aspettative prego e purtroppo venite. Sono aumentate le persone che sono partite e purtroppo sono aumentate le morti in mare? Lo diciamo chiaramente? Certo, il sono cartello dati prego empirici. Venite, c'era in Siria sotto i bombardamenti, c'era un bel cartello prego venite. Non ci sono i siriani, venite. Abbiamo i nigeriani la prima firmato, nazionalità che arriva. Firmato governo facevano Renzi. La rotta balcanica i siriani, questa, ma cosa stai dicendo? Le cose che sta dicendo Federica sono questa gravissime. Parla, dire. Sono gravissime perché non hanno nessun rispetto per quelle persone che sono morte in questi anni dall'inizio dell'anno. Minniti l'altro giorno ha dichiarato al Parlamento che abbiamo salvato 85.000 persone. Questo è l'orgoglio, quante vero? Sono morte? Questo è l'orgoglio, tante purtroppo, tante. Appunto, tante, perché avete purtroppo, fatto tante, partire troppe persone sono morte. Ma non capito? Le facciamo partire noi, Federica, certo, però sì. Bisogna che te lo metti in testa questo, no? E rispetto invece al filmato che abbiamo visto, io trovo che quello ad esempio dello sport sia un modo per integrare le persone straordinario, perché le cronache di questi giorni della Lega tra il rispetto e il non rispetto della legge nella distinzione tra le persone mi fanno sorridere e non voglio parlare di altri problemi che la Lega ha in questi giorni, di Bossi eccetera. Perché non ti conviene. Dopodiché che ripeto, io, lo sport è un grande modo per integrare le persone. Sai che cosa c'è? Che cosa succede tra i bambini che non hanno i pregiudizi che hanno i grandi? Che la distinzione nei campi da calcio non la fanno indicando guarda quel bambino di colore, la fanno guarda quel bambino che ha la maglietta gialla. Noi da quelli dovremmo imparare qualcosa e dovremmo imparare che i bambini che nascono in Italia, che vanno a scuola con i nostri bambini, che parlano la nostra lingua, che sposano le nostre tradizioni, la nostra cultura, sono italiani come gli altri. E io credo che questo sia un principio di grande civiltà che il Partito Democratico afferma con forza. Torniamo lì per capire come diciamo quella piazza sta seguendo il nostro dibattito. Poi per Malegni però c'avevi una domandina. No, ma c'è anche il passaggio sulla questione dei bambini che vanno a scuola. Ma Porto Gruaro, vai. Io veramente allora siamo tornati a Porto Gruaro, abbiamo seguito anche il dibattito dallo studio, la signora Caterina voleva ribattere. Non mi ricordo la domanda che ha fatto a lui, volevo rispondere. La domanda era, allora ripeto la domanda da capo, la domanda era relativa alle storie che ci sono dietro queste persone, una domanda di questo tipo, una riflessione di questo tipo. Sicuramente, certo, umanamente è ovvio che pensiamo a queste persone anche, però è anche vero che la maggior parte di loro effettivamente vengono dalla Nigeria, ad esempio quelli che sono qua sono nigeriani. Perché non tutti. Ho parlato oggi con quelli con cui ho parlato io, sì. La Nigeria ha una disoccupazione del 24%. L'Italia del 40%. Sappiamo benissimo che due sono gli elementi primari per una buona integrazione. Uno è la lingua e l'altro è il lavoro. L'Italia non può offrire lavoro a questi che arrivano perché abbiamo una disoccupazione altissima. Quindi tra due anni, quando non saranno più all'interno delle cooperative, cosa saranno questi ragazzi? Quella giovanile forse, ma non quella non l'ha detto. Specifichiamo che la disoccupazione del 40% riguarda la disoccupazione giovanile, però non è un dato che riguarda giovanile. Sì, e questi sono ventenni, mi scusi. I ragazzi che sono arrivati qua sono ventenni, quindi mi riferisco a quella giovanile.
La preoccupazione di tanti di questi cittadini, tra le varie, è il fatto che questi ragazzi sono tutti ragazzi giovani, tra i 18 e i 30 anni. Certo. E parlando con la piazza, parlando con la piazza, uno dei quesiti che si è sollevato è: che cosa faranno? E quando i nostri ragazzi avranno, che sono ormai coetanei, andranno a cercare lavoro, chi preferiranno? Questo è un altro dei grandi temi che si è sollevato dal presidio. Che abbasseranno poi abbasseranno il costo del lavoro. Secondo noi abbasseranno il costo del lavoro e quindi i nostri ragazzi saranno sfruttati. Però quindi, però signora, scusi, Maria Laura, chiede alla signora perché all'inizio sembrava che fosse preoccupati del fatto che sono presunti criminali, poi siccome sono monitorati ovviamente dalle forze dell'ordine, questa preoccupazione. Allora, non ho detto criminali, io non ho detto criminali e non mi sarei permessa. Adesso lei mi sta dicendo di questi 18-20 anni, lei è preoccupata del fatto che possono rubare il lavoro agli italiani? Allora, la mia prima preoccupazione è quella dell'inizio, dove non ho detto delinquenti, ma ho detto che venivano fuori da una situazione esasperata e mi pare che c'è molta differenza. Uno. No, l'ha detto una signora due, a fianco a lei. La domanda è arrivata dallo studio e io ho risposto. Una signora prima di lei. Una signora, allora io non rispondo per un'altra signora, insomma, certo. Rispondo di quello che dico io. E quindi cosa voleva sapere oltre? No, dico, ora lei è preoccupata che possono rubare il posto di lavoro. La scala delle... No, la scala della la mia prima preoccupazione è uno, il fatto che da noi non arrivano ragazzi tranquilli, ma ragazzi esasperati da una situazione di gona. Uno. Due, dopo due anni dovranno andare fuori da queste cooperative che li tengono, cioè cosa faranno? Perché si sa benissimo che l'integrazione parte dalla conoscenza della lingua e da un lavoro che l'Italia non gli può offrire. Quindi cosa volete fare? I ghetti dei bianchi con i ghetti dei neri? Cosa pensa di fare il governo? Non può accogliere ogni giorno. Questo diciamo. E demograficamente l'Italia, l'Italia non ha. Bene, però ricordiamo anche la signora, solo per completezza, per mettere i pezzi lì, che abbiamo appena discusso il caso di imprenditori del nord-est che hanno chiesto di dare il permesso di soggiorno del nord-ovest in Piemonte perché serve forza lavoro e che la maggior parte dei lavori nell'agricoltura li fanno tutti stranieri perché gli italiani quei raccoglimenti non li fanno più. Le vergognose vicende del caporalato di questi giorni sono terribili. Vorrei tornare un attimo sul buonismo per il quale mieloso, per il quale sono rimasto anche un po' invischiato, perché non lo condivido assolutamente. Cioè, qui si sta, ogni volta che si parla della questione... Qui quando si parla della questione immigrazione saltano fuori sempre quelli che sono morti e ci sono i bambini, come diceva Parenzo. Ci mancherebbe altro. Non dobbiamo. Io dico sempre che quando noi stiamo a fare questi dibattiti qua o quando li facciamo sul territorio tra sindaci, tra colleghi, col prefetto, è una battaglia tra poveri. Perché siamo un ultimo anello di una catena che non può risolvere il problema. Perché poi alla fine è il territorio che risolve il problema, non è il pinco pallino che siede in Parlamento con tutto il rispetto per il suo ruolo, ma è il territorio col sindaco A, B o C che svolgono questo tipo di attività. Allora la questione non la possiamo vivere col buonismo, ma sono morti. Sì, sono morti. Sono morti perché? Per due motivi. Non siamo contenti. Non siamo contenti, siamo tristi e arrabbiati perché sono morti. Perché non dovevano, A, non dovevano partire, B, quando si parla di questioni legate all'immigrazione che vengono da altre parti, per esempio la questione della Siria, non teniamo conto che c'è stato un ragionamento politico europeo che ha versato miliardi di euro a uno Stato che si chiama Turchia, che oggi sta impedendo che queste persone passino dalla parte di qua. Ma lì abbiamo la pubblicità e torniamo... L'ultima cosa, i bambini. Noi ci preoccupiamo dei bambini che arrivano con la barca, sì, ma dei bambini nostri...
che non sono solo italiani, che sono rumeni, che sono albanesi, che sono polacchi. Io ce li ho sul territorio. Sì, no, voi se no distogliete l'attenzione dalle cose reali. Ma di cosa dalle cose reali, distogliete le cose. Che sono persone che non hanno né da vestirsi, altrimenti non apriremo. Abbiamo la pubblicità e poi ci torniamo. La pubblicità. Gli enti locali, il territorio, lo pubblicità. Bene, di nuovo in diretta, allora hashtag in onda per commentare la puntata, si aggiunge al nostro parterre Luigi Battista, buonasera. Buonasera. Autorevole firma del Corriere della Sera, e noi vi portiamo a due questioni calde. La prima, la vicenda dei vitalizi. Con il nostro Fulvio Benelli andiamo a vedere la cosiddetta carica dei riabilitati, cioè quelli ai quali era stato tolto il vitalizio e poi per tutta una serie di motivi lo hanno di nuovo con gli interessi. Vediamo. Non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai mangiato bambini. Non lo so, e qua sembra che solo a Abbatangelo rompe i coglioni. Ragazzi. L'uomo al telefono è Massimo Abbatangelo, deputato storico dell'MSI negli anni 80 e 90. Il suo nome è di nuovo sotto la lente della cronaca perché, con i democristiani De Carolis e Astone, è tornato a percepire il vitalizio dopo aver finito di scontare una pena. Abbatangelo, come gli altri, è considerato a pieno titolo un riabilitato e pertanto ha di nuovo diritto all'assegno sospeso. Perché non è una cessazione? Perché praticamente gli ex parlamentari possono riavere anche gli arretrati. Il primo a insorgere è stato il Movimento 5 Stelle, che ha scritto alla Presidente della Camera chiedendo di ridiscutere al più presto la delibera sui vitalizi, attaccando il PD, colpevole, secondo il blog di Grillo, di non voler risolvere davvero lo stato delle cose. In realtà il PD una sua proposta di legge l'avrebbe anche fatta, a firma di Matteo Richetti, ma è di fatto impantanata in commissione dal 9 luglio 2015. Così, in questo impasse, ci si infilano casi come quello di Abbatangelo, accusato di aver partecipato negli anni Ottanta alla strage del 904, l'attentato al treno Napoli-Milano dove morirono 16 persone. Io non c'entro niente con la strage, niente. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto. Abbatangelo vive a Napoli e anche se è stato assolto dall'accusa di strage, non è riuscito a evitare una condanna a 6 anni per detenzione di esplosivo. Ma oggi, con la sua pena accorciata da un indulto, è tornato a percepire il suo vitalizio da oltre 5.000 euro al mese. E ci sono anche gli arretrati. Si parla di 100.000 euro. Nella sua carriera politica, anche nell'MSI, insomma, duri e puri, non era forse meglio così dare un messaggio e rinunciare a questi arretrati? Ma non glielo so dire, bella mia, non si aspetti una risposta, non glielo so dire. Io in Italia che nessuno rinuncia a niente, ma comunque, che devo fare? Io sto fuori, è dal 96 che mi sono ritirato. Certo che percepire un vitalizio per meriti politici, chiamiamoli così, da parte di chi sta fuori dal Parlamento dal 1996, suona come uno schiaffo per i cittadini che non sono sempre trattati con eguale generosità da parte dello Stato. I familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ad oggi hanno molte difficoltà ad ottenere i benefici previsti dalla legge 206-2004, quindi non vediamo perché invece un parlamentare possa addirittura recuperare il vitalizio che gli è stato tolto. I vitalizi ci costano un sacco di soldi, oltre 200 milioni di euro all'anno per quello che riguarda gli ex deputati e senatori, 150 milioni di euro lordi l'anno per quello che riguarda gli ex consiglieri regionali. Soldi che escono dalle casse dello Stato e che nessuno sembra essere intenzionato a rifiutare. Insomma, lei quei soldi se li prende e se li tiene, insomma, pensa che sia giusto così? È inutile che mi riforma la domanda sotto altra forma, non lo so, non glielo so dire. Beh, vabbè, però perché non ho un'idea? Non ti faccia mettere il suo numero di telefono fra quelli che non gradisco rispondere, non la prego, insomma. Allora, proviamo a fare ordine. È un problema complesso e la vicenda di Abbatangelo lo dimostra, però dovrebbe essere salvo un principio: se uno poi viene assolto, sicuramente dovrebbe riprendere il vitalizio. Se viene assolto, come nel caso di Abbatangelo,
imputato di una strage che secondo una sentenza definitiva non ha commesso. Il problema grosso che pone a tutti un problema, e non riguarda solo Abatangelo, riguarda chiunque, è: ma se io ti ho sospeso il vitalizio perché eri indegno, perché eri sotto processo, perché eri un parlamentare imputato, poi quando finisce il processo, quando si arriva alla soluzione, poi ti devo dare anche gli arretrati magari rivalutati, allora incomincio a essere uno strano ping pong finanziario, giudiziario, in cui alla fine non si capisce bene che tipo di risultato si vuole ottenere. Molto peggio però è la soluzione. Sentiamo Federica. La situazione non è di chi è sotto processo e viene assolto. Qui stiamo parlando di persone condannate in via definitiva che ottengono la riabilitazione dopo tot anni. E questo quindi è una sono persone che il reato l'hanno commesso. Che ha dato, sì, l'hanno commesso, certificato in 3 gradi di giudizio e si prendono pure gli arretrati. Federica, qualcuno, spieghiamolo a chi ci ascolta, qualcuno potrebbe dire: se la riabilitazione c'è e vale per qualunque cittadino, non si capisce perché non debba valere anche per un deputato della Repubblica. Guardi, però non, perché io la riabilitazione è un istituto giuridico che non vale solo per il senatore, sì, o il deputato. Benissimo, vale per tutti, benissimo, no? Però glielo spiego subito. Mi sembra, prima di tutto, mi sembra una cosa basilare dirlo. Per possiamo essere tutti d'accordo, perlomeno, che per gli anni per cui è stato sospeso non ci viene indietro, con gli interessi, primo. Cioè, allora, ecco, io metterei questo, ho detto, per i condannati, per esempio, per mafia, gli anni in cui sono in prigione non hanno diritto a guardi, io le dico di più. Io è entrato nella legge dello Stato italiano un mio emendamento della scorsa legislatura che addirittura toglievo anche i benefici previdenziali ai condannati per mafia e per terrorismo. Quindi figuriamoci, siamo d'accordissimo. Ma di più, secondo me è da rivedere l'intero sistema del vitalizio, condannato o non condannato che sia. Ma senza, guardate, andare là a tagliare teste. Semplicemente possiamo dire che esiste un sistema contributivo per tutti i deputati, anche gli ex deputati. Glielo dico perché io ho fatto parte nella scorsa legislatura della commissione che ha spostato dal sistema vitalizio puro al sistema col calcolo contributivo. E penso che questo deve essere fatto un ricalcolo anche per il pregresso. Non mi sembra di dire follie, non mi sembra di essere quello che va in piazza con il forcone. Semplicemente una cosa di buon senso. Possiamo paragonare qualsiasi lavoratore italiano a un parlamentare per il calcolo su quello punto. Battista, questo ci sono un po' di cose. Dunque, il pregresso non è che si può levare, no, se può è pregresso, però è pregresso, è come se un pensionato che oggi è pensionato col metodo retributivo, tu gli ricalcoli la pensione con il contributivo, non va bene, comunque quindi, insomma, è discutibile come criterio. Quindi il diritto acquisito, sei PG. Beh, non è che da un giorno all'altro tu puoi fare una cosa graduale, naturalmente come del resto è, no? Nel senso che il retributivo poi diventa poco a poco tutto contributivo così. Per quello che riguarda, non riesco neanche a capire, sinceramente non riesco a capire la difficoltà di un principio così elementare, cioè per uno assolto gli si ridà interamente tutto ciò, il dovuto, tutto ciò che è dovuto. Detto. Per il condannato no, perché come se uno, è uno che è, diciamo, impiegato dello Stato per qualche ragione, è condannato, già non è che gli viene ridato lo stipendio degli anni in cui è stato in carcere. Quindi, diciamo, mi sembra un criterio assolutamente elementare. Dato che però devo dire che dato che invece il grande scandalo avviene sul caso Abatangelo, che invece è stato assolto per un reato tra l'altro gravissimo come quello di strage, adesso dire che Abatangelo non deve godere dei diritti che qualunque cittadino che viene assolto viene e così via, mi sembra anche questo demagogico, sinceramente. No, ma era stato condannato per un altro reato, per detenzione, no, per detenzione di esplosivi, gli è stato assolto per il reato di strage. Cioè, non so però tutte le vicende giudiziarie. La carcerazione che ha subito era per la strage. C'ero io. No, però scusate, ma è chiaro che per gli assolti il discorso non si pone. È evidente che se uno è assolto il problema è risolto e quindi si riprenderà il vitalizio anche con gli arretrati. Per quelli che invece sono stati condannati in via definitiva, il discorso è un pochino diverso, perché la riabilitazione è vero poi che riguarda tutti, può riguardare tutti i cittadini, però io faccio un ragionamento diverso. Io penso che gli eletti del popolo, pensate come sono idealista, che gli eletti del popolo devono essere un po' meno uguali degli altri, pensa un po' che ti dico, e cioè quello che vale per tutti i cittadini, nel loro caso, essendoci anche un articolo della Costituzione che prevede che debbano comportarsi con disciplina e onore, ci vuole un quid in più
di severità, capito, e di autodisciplina. Se un magistrato sbaglia a inquisirti, non è che tu sei disonorato questo. Non c'è, lì è un altro discorso, perché stiamo, ripeto, parlando di sentenze passate in giudicato. Ma qual è il quid aggiuntivo massimo di cui parli? E per esempio quello che diceva Pigi Battista un attimo fa, se sono diritti acquisiti non si discute. Bene, allora, quando si parla di cittadini normali, purtroppo in materia previdenziale lo abbiamo visto più volte, i diritti acquisiti è come se vengono rimessi in discussione. La legge Fornero in parte ha fatto questo, impedendo ad alcuni cittadini che avevano sottoscritto un patto con lo Stato secondo il quale sarebbero dovuti andare in pensione quel giorno a quell'età, dalla sera alla mattina hanno saputo che quel patto era stato stracciato e che dovevano restare al lavoro altri 3-5 anni. Ecco, quindi i diritti acquisiti, tanti saluti. Allora, Una legge che riguarda dal domani, non è una cosa che tu sei già pensionato, decurtano la pensione, diverso. Beh, c'è stato anche dire devi andare in pensione come prima. Come sai, c'è stato anche questo, certo, per quello che riguarda il contributo di solidarietà. E invece per i parlamentari tutto questo non succede, perché? Perché il vitalizio è un diritto acquisito. E quindi anche questa è una proposta che ha fatto il presidente dell'INPS Tito Boeri più di una volta, e io sono assolutamente d'accordo. Si ricalcoli con il metodo contributivo anche il pregresso. È una cosa più logica e giusta da fare. E invece questo non si fa perché c'è il diritto acquisito. Allora, se il diritto acquisito deve valere, vale per tutti, non soltanto per gli eletti del Paese. Ma è un errore, Morani, è un errore questo? O... No, io dico buongiorno principessa, nel senso che i condannati non è che ci sono da questa legislatura. Questa legislatura ha il merito, e questa maggioranza ha il merito, di aver revocato i vitalizi ai condannati, ai parlamentari condannati. Chiariamoci, parliamo di una vicenda degli anni Ottanta. Nelle legislature precedenti cosa facevano? Dormivano tutti? Evidentemente sì. Fatto il contributivo. Evidentemente, stiamo parlando dei condannati. Che è ben più pesante. Stiamo parlando dei condannati. Noi anche per i non condannati, guardate, abbiamo colpito tutti noi. Io non avrò il vitalizio. Merito il nostro, mio... della nostra maggioranza. Scusa, Pedriga, io non avrò il vitalizio. A differenza tua, che sei hai due legislature, io ne ho che solo una. Che non ce l'avrò perché ho cambiato il contributivo. Dopodiché, io ho lasciato parlare. Dopodiché, in questa legislatura, grazie sempre a questa maggioranza, esiste una delibera dell'ufficio di presidenza che tassa i vitalizi, che prima non hanno fatto, e grazie a questa maggioranza il 17 andrà in aula una proposta di legge che porta la prima firma Richetti, e che l'ho firmata io, per ricalcolare col metodo contributivo col metodo contributivo tutti i vitalizi, perché io ritengo che sia una grande vergogna che gente che ha fatto pochi mesi di Parlamento, se non addirittura un giorno, percepisca migliaia di euro. Si parla questo è il tanto... caso dell'ex radicale Boneschi, esatto, che ha avuto un giorno solo in mandato negli anni 70. Io credo che sia una grande vergogna. Angelo Pezzana, 7 giorni, 2200 euro. C'è una casistica che era legata alla staffetta. Questa casistica che telese, però facevano. Non è che arriva da questa legislatura, c'era anche prima. E quindi, di nuovo, buongiorno principessa, nel senso che ora tutti quelli che vogliono modificare la disciplina dei vitalizi potevano farlo anche prima. Grazie a noi questa cosa si può fare. Che cosa succede per questa cosa della riabilitazione? Succede che entro l'estate, oggi ho parlato con il mio capogruppo, porteremo una proposta del Partito Democratico che è quella di almeno evitare, visto che con la riabilitazione qualcuno dice che c'è il rischio della incostituzionalità, almeno evitare la restituzione degli arretrati, che credo che sia assolutamente una proposta di buon senso che possa essere condivisa. Posso fare una domanda? Perché avete votato contro allora in ufficio di presidenza della Camera tutte le proposte, all'ufficio di presidenza della Camera hanno votato contro a tutte quelle proposte per il ricalcolo contributivo nell'ufficio di presidenza della Camera? Come sai, per il ricalcolo contributivo e per fare in modo che i parlamentari possano avere la nostra proposta, dice che i parlamentari debbano essere trattati come tutti i cittadini italiani, non debbano avere una previdenza della Camera, ma debbano avere una previdenza come gli altri. Serve una legge dello Stato, perché per fare leggi che abbiano efficacia sull'INPS oppure sugli altri istituti serve una legge dello Stato. Solo farti una domanda? Facile, guarda, non difficile. Infatti è molto dopodiché, semplice. Nella scorsa legislatura, perché non avete fatto la legge? Allora, no, Federica, rispondimi, perché non hai fatto la legge nella scorsa legislatura? Rispondo con due flash. Sui condannati, perché non l'avete fatta? Rispondo con due flash.
Siamo, allora, noi la scorsa maggioranza siamo l'unica maggioranza che ha tagliato i vitalizi, l'unica, e che ha portato al sistema contributivo cosa storica. Per adesso il futuro, perché non avete fatto di più? Per il futuro, no, per il passato. No, no, per quelli in corso. Io mi sono votato. Per il passato, per scusa. Allora, di cosa discutiamo? Se perché è vero, non quello, se è vero non quello che finire? Dici, se è vero quello ma che dici. Ma perché non capisci? Ma ci sarebbe il tema dei vitalizi. No, però mi devi finire la frase. Non è che mi interrompe e io non finisco la frase, però. Non è che mi interrompe e non finisco la frase. Finisca, Federica, finisca. Solo per il futuro. Vabbè, allora. Ma la verità, altrimenti è una discussione su nulla. Ma gli hai dato un sedativo? No, cioè, no, ma sedativo. No, ma vabbè, siamo, cioè, altrimenti è in difficoltà e non fa parlare. È un gattino, ma in difficoltà e non fa parlare. Fermatevi, ma io... Allora, noi abbiamo votato il passaggio al contributivo per i parlamentari in corso, non per il futuro. Noi siamo passati al contributivo, noi che l'abbiamo votato. Fammi finire. E per il passato, perché esempio, voi non l'avete mai fatto prima. Seconda cosa. Seconda cosa, seconda cosa. Per il passato. Seconda cosa. Perché, ma perché non fai parlare? Beh, non ma mi sei rispondi. In estrema difficoltà che non fai parlare. Non mi rispondi. Benissimo, sei bravissima. Per il passato voi governavate da 20 anni prima. Ma non avete. Però vabbè, lasciamo perdere queste cose che sono tristissime. Tristissime. Ma seconda cosa. Seconda cosa. Sì, ma hanno fatto gli unici che l'hanno fatto contributivo, noi e questa accusa. Ma non hanno fatto niente. No, non mi fa finire. Ma roba lì l'ha votata anche lui. Capisco che è una donna, però l'educazione spetta anche alle donne. Allora, seconda cosa, adesso non si poteva, sapete che in un'ora, con una delibera dell'ufficio del Presidente, non aspettando settembre, non la commissione d'altro, in un'ora... È una bugia. Fammi finire, è incredibile. Senza, ma non l'ho ancora detta. È incredibile. Senza, semplice... esatto. Beh, ma è così, sono così renziani. Semplicemente senza spostare i contributi in INPS, tenendo la Camera, ma col metodo contributivo, quindi non cambiava nulla, con lo stesso identico metodo, in mezz'ora si poteva toccare tutto il progresso. Loro con la scusa, portiamo in INPS, non portiamo in INPS, ma riflettiamo, ma c'è la commissione, a settembre forse si discuterà. A me risulta che l'unica proposta sia quella... Non è vero, c'era la nostra... Ma ti risulta male, non dici neanche gli atti della Camera, c'è la proposta Gambarini, ma studia. No, non mi faccia come Brunetta, studia. Vabbè, ma c'è la proposta Gambarini, questa parla, Camera, dice no, no, basta. Abbiamo un altro tema a discutere, però intanto chi doveva capire ha capito, avete le vostre posizioni, avete ricostruito il passato. Però adesso c'è un tema che sta molto a cuore chi ci segue da casa, cosa sta accadendo sulle banche. Abbiamo la fortuna di avere in studio Massimo Giannini e quindi con lui il servizio che spiega cos'è accaduto. E poi insieme lo spieghiamo. Saluto la Morani e Federica che ci lasciano e continuiamo il nostro dibattito. Che sperando che non si menino. Per... Ma no, no, no. Caschi blu. Mai. Toscana, Anghiari. Nell'anniversario della battaglia resa immortale da Leonardo da Vinci si festeggia con il palio, ma a un anno e mezzo dall'azzeramento degli obbligazionisti di Banca Etruria il cuore non è leggero. Patrizia e suo marito continuano a lottare per riavere i risparmi di una vita. Loro di domenica sera in un quarto d'ora si sono visti bene di portarmi via i risparmi di una vita. Io avevo 14 anni quando sono andata a lavorare, ne ho 53, ho sempre lavorato, ma lì non c'erano solo i miei sudori, c'erano anche i sudori di mio suocero, della famiglia. Dopo tante lotte io sono riuscita ad avere il rimborso, quello dell'80%. Ma a me non sta bene uguale, io sono arrabbiata doppiamente. Allora, se tu hai sbagliato, a me me li ridai tutti, perché erano miei. E ora, con il salvataggio delle banche venete, si potrebbe pensare che siano state fatte delle differenze. Siamo ancora più arrabbiati. Siamo stati trattati proprio in maniera differente. Anche ad Arezzo la sensazione è quella che ci siano figli e figliastri. Hanno salvato le banche del Veneto. Era nostra. È stata abbandonata a se stessa. Quindi è ovvio che quando ci sono disparità di trattamento non si chiede perché alcuni vengono trattati in un modo, alcuni in un altro. Ma è davvero così? In realtà si vuole scatenare una guerra tra poveri proprio per spostare invece qual è il problema. Perché ricordiamoci, anche nelle banche venete gli obbligazionisti subordinati sono azzerati. La differenza forse è solo che rende inattaccabili addirittura gli amministratori, quelli che hanno provocato il disastro, questi che hanno così amministrato male in tutti questi anni. A Vicenza è proprio con uno dei dirigenti bancari che la gente ce l'ha di più. Gianni Zonin, principale produttore di vino in Italia e presidente per 10 anni della Popolare di Vicenza.
Certo, qua che faceva più un animale, qua quadrupede, senza Dio, senza coscienza, senza reputazione, buon senso. Questo è un cretino, animale, ladro, farabutto, nulla tenente. Quando apre il cancello a Ponte Be, a Monta... A casa sua. A casa sua. È mio che importunerà. Zonin dice di essere nullatenente, quando in realtà ha solo trasferito tutto ai familiari e si tratta di un patrimonio importante. Allora, l'azienda vinicola fattura circa 200 milioni di euro l'anno. Proprietà del genere adesso sono proprietà importanti, si può parlare di ordine di grandezza, di 9 zeri e anche di più. Si tratta di un piccolo impero. E la gente di qui aveva una storiella. È quella per cui Zonin ogni volta che comprava una banca comprava una vigna. Allora, il reportage, il racconto di chi sia Bonvino, ma noi abbiamo chiesto a Massimo di emettersi qua facendo vedere i tre principali atti che ci sono stati, i tre principali salvataggi che sono in corso, progettati o avvenuti, e ovviamente, e qui il problema è, ci sono stati tre pesi e tre misure. Questo emerge dalle interviste, almeno dalla percezione della gente, perché ci si è comportati in un modo per l'Etruria, perché ci si è comportati in un altro per ovviamente quello che è successo con la Popolare di Vicenza, le banche venete, e poi c'è anche il precedente di Monte dei Paschi di Siena. Massimo. Sì, allora intanto diciamo, diamo un primo dato, perché è quello che ci dà la misura di quanto ci sono costati questi dissesti bancari, no? Perché si è detto in questi ultimi mesi che cambiavano le norme, recepivamo un principio europeo che era quello del cosiddetto bail-in, per cui si smetteva di salvare le banche con i soldi dei contribuenti e l'onere del dissesto veniva trasferito sugli azionisti, sostanzialmente e principalmente delle banche, poi sugli obbligazionisti secondo alcune priorità e infine anche sui correntisti al di sopra dei 100.000 euro di deposito. E non bene, è stato così. Non è stato così, perché noi abbiamo salvato in questi ultimi due anni 7 banche, no? Perché oltre a quelle che vediamo sì. qua, c'è anche il Monte dei Paschi di Siena. E infatti lo e tra aumenti di capitale che sono serviti per cercare di tenere in piedi banche che già stavano sostanzialmente in condizione di fallimento, evaporazione dei valori azionari di queste banche che nel frattempo si sono prodotti, creazione di fondi come il Fondo Atlante che dovevano intervenire per salvare soprattutto le banche venete, alla fine della solfa, infine i decreti legge, quelli di dicembre scorso, che hanno stanziato i 20 miliardi per salvare Montepaschi prima di tutti e poi adesso anche le due banche venete sulle quali lo Stato interviene e vende le suddette banche a un euro a Banca Intesa. Totale di questa roba fa 68 miliardi. 68 miliardi che in qualche misura pagheranno i contribuenti. Quindi abbiamo cacciato via il cosiddetto bailout, cioè il salvataggio a spese dei contribuenti, dalla porta e l'abbiamo fatta rientrare dalla finestra. Vediamo, dopodiché. Beh, perché? Perché intanto è stato commesso un drammatico errore, e cioè abbiamo voluto far credere, per non dare la sensazione di un paese in grave emergenza dal punto di vista del debito pubblico, che il versante del debito privato fosse tutto a posto e quindi il sistema bancario fosse sano, non esigesse nessun intervento di salvataggio, quando ancora i salvataggi a costo pubblico erano possibili in Europa, tant'è vero che la Germania ha speso fatto. Quasi 250 miliardi per farlo. Quindi abbiamo lasciato che questi problemi si incancrenissero. Fino a quando? Fino a quando sono esplosi clamorosamente, e a quel punto lo Stato ha dovuto, e i governi e il governo, ha dovuto intervenire per forza, perché sennò che cosa succedeva? Scoppiava la cosiddetta crisi sistemica. Cioè fallivano non quattro banche o due, trascinavano effetto domino, fallivano tutte le banche, e quindi questo è il risultato. Dopodiché adesso stiamo qui, oltre a contare i soldi che pagheremo tutti, perché questo è debito pubblico che si accumula, non li spendiamo domattina, ma nei prossimi anni e le prossime generazioni questi 68 miliardi ce l'hanno sulla Andiamo schiena però... ci sono differenze di trattamento tra non i correntisti ovviamente, ma senz'altro gli azionisti e gli obbligazionisti di ciascuna di singoli, queste banche. Singoli casi. Andiamo a vedere che cosa è successo per oggi alla Camera, perché il governo ha posto la questione di fiducia proprio sul decreto banche. Abbiamo anche una clip che ci fa vivere questi alcuni momenti di tensione in aula con il Movimento 5 Stelle che ha vivacemente protestato. Vediamo.
Vabbè, una protesta anche civile ci sta, insomma, che ci sia, si è visto molto molto di peggio, quindi questa dice queste lei pare una protesta assolutamente civile. Ma che cosa ci dicono quei salvadanai agitati dai deputati 5 Stelle? Quello che stavamo accennando prima, e cioè il fatto che rispetto a questi fallimenti ci sono figli e figliastri, in qualche modo, no? Perché gli azionisti delle banche fallite, ovviamente, ci rimettono tutti, ed è giusto che sia così, ci mancherebbe altro che salviamo pure gli azionisti, anche se dobbiamo considerare che molti di questi azionisti, sia per quello che riguarda le quattro banchette, come sono state definite, Etruria, Marche, Chieti e Ferrara, sia per quello che riguarda le due banche venete, molto spesso sono state vittime di un vero e proprio ricatto da parte delle banche stesse, che gli dicevano: noi ti diamo il mutuo per comprare la casa, a condizione che tu compri i titoli di questa banca. E quindi quei poveracci, alla fine, azionisti, esatto, a loro insaputa, diciamo così. Beh, a loro insaputa, alcuni, diciamo, non sapevano che cosa stavano comprando, oppure l'hanno fatto dicendo: vabbè, ci prendiamo anche questo. Allora, ecco, e questo è il caso delle quattro banchette, rispetto alle quali questo è stato il primo caso di applicazione della nuova direttiva europea, e quindi il cosiddetto bail-in, e quindi lì il governo, dopo aver sottaciuto per troppo tempo che stava per scattare questo popò di cataclisma, ha dovuto cercare di gestire la situazione di questi oltre 150.000 risparmiatori. In che modo? Appunto, anche lì andando a verificare tra rimborsi forfettari, come sono stati definiti, e poi e invece rimborsi caso per caso, ad opera soprattutto dei magistrati che dovevano verificare chi era consapevole di cosa stava comprando e chi no. È una procedura macchinosissima che tuttora è rimasta in arretrato clamoroso. Ma invece, per quanto riguarda le banche venete, il governo sostiene, dice: non potevamo fare altrimenti, perché sennò la situazione sarebbe diventata ancora più grave, perché si sarebbe arrivati al fallimento. Lo dico in modo, come dire, grossolano, ma insomma, per capirsi, al fallimento delle banche. Non quindi il governo dice: noi rivendichiamo il decreto, rivendichiamo il salvataggio, perché con il fallimento le cose sarebbero andate molto peggio. Sì, il tema del fallimento delle due banche venete, però, c'è questo piccolo particolare, non è di oggi. Perché che queste due banche, l'abbiamo sentito prima, il Cavalier Zonin per quello che riguarda la Popolare di Vicenza e il Ragionier Consoli che girava con un aereo privato per quello che riguarda Veneto Banca, erano due banche fallite da tre anni, si sapeva che erano in condizioni disperate. Quindi il primo errore fondamentale anche lì è stato quello di non intervenire in tempo per cercare di risolvere questa situazione, ma aspettare l'ultimo momento ancora una volta, e quindi dover dire alla fine: se non le salviamo viene giù tutto il sistema. Chi è che non ha vigilato, Massimo? La Banca d'Italia si è detto che ha sempre fatto delle relazioni, come nel caso di Etruria, molto severe, ma poi è mancato l'ultimo provvedimento e dicesse: basta, si ferma la giostra. Ma guarda, lì le responsabilità sono molto estese. C'è una responsabilità ovviamente di chi doveva vigilare, e lo ha fatto in un modo, se vogliamo, forse troppo notarile, perché la Banca d'Italia certo non potrà essere mai accusata, io credo neanche nella commissione d'inchiesta, ove mai questa nascesse, di non aver compiuto le ispezioni e di non aver fatto gli atti formali che erano necessari. La Banca d'Italia le ispezioni le ha fatte, gli atti formali li ha compiuti, sulla base della legislazione vigente, diciamo così, che ha rispettato i codici. Però, intanto, doveva intervenire con operazioni di salvataggio, sollecitando operazioni di salvataggio da parte del mercato in modo infinitamente più energico. E poi c'è un altro problema, che tutte le segnalazioni sugli illeciti che nel frattempo avvenivano, che venivano fatte dalla Banca d'Italia stessa, o magari anche dalla Consob, anche quella responsabile a sua volta sul piazzamento di quei titoli che dicevamo prima, venivano mandati alla magistratura, e si è scoperto, soprattutto nel caso delle due venete, ma non solo delle due venete, Genova è un altro caso spinoso che è oggi all'ordine del giorno, la Cassa di Risparmio di Genova, si è scoperto che alcuni di questi magistrati delle procure erano a loro volta legati a queste banche, perché avevano
o direttamente o attraverso parenti o attraverso amici un interesse su quelle banche. E quindi alcuni provvedimenti di tipo giudiziario che dovevano essere presi per tempo non sono stati fatti. Oggi il risultato è che anche gli obbligazionisti, lo abbiamo ascoltato prima, gli obbligazionisti secondari delle due banche venete si ritrovano in mano carta straccia. Per cui, eccoli qua i figli e figliastri. Per loro, le quattro banchette, è in piedi una procedura complicatissima, ritardi clamorosi. Le due venete hanno azzerato tutto. Gli unici che finora si sono salvati sono quelli del Monte dei Paschi, che però hanno sulla schiena il buco più gigantesco. Massimo, un'ultima domanda che tutti si fanno: è fermata la crisi con questi provvedimenti, anche se in modo incerto, anche se con errori, anche se con diverse modalità di risoluzione? È tamponata l'emorragia? Diciamo questo, che l'unico aspetto, tra molte virgolette, positivo di quest'ultimo salvataggio delle due banche venete dopo quello di Monte Paschi è che i casi più eclatanti che potevano trascinare nel baratro l'intero sistema bancario sono stati in qualche modo tamponati, questo sì. Quindi diciamo il rischio di una crisi sistemica per ora non l'abbiamo. Ci sono alcune banche in difficoltà, l'abbiamo detto, la Cassa di Genova è una di queste, la Popolare di Bari è anche un'altra banca di cui si parla un po' traballante, ma non sono, come si dice in gergo, banche sistemiche. Quindi dovranno essere salvate, auspicabilmente con l'intervento del mercato e non più dello Stato pantalone e quindi di noi che paghiamo, e a quel punto la situazione sarà appunto tamponata, perché comunque dobbiamo ricordarci che nel nostro sistema bancario esistono tuttora 220 miliardi di euro di crediti lordi incagliati. Quindi questo è un fardello gigantesco che le banche e tutti noi abbiamo ancora sulla schiena. Gradualmente dovrà essere risolto e smaltito. Brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo, vi porteremo e vi racconteremo dai fatti di Chioggia, il cosiddetto bagnino neofascista, fino al disegno di legge Fiano che vuole reintrodurre pene severissime per l'apologia di fascismo. A tra poco. Bene, di nuovo in diretta. Allora, in questa parte di trasmissione vorremmo affrontare un tema di grandissima attualità, un tema che in questi giorni è stato sollevato anche dal quotidiano La Repubblica e poi se ne discute perché in Parlamento c'è questo disegno di legge Fiano che vorrebbe rivedere, come dire, aumentare le pene per la cosiddetta apologia di fascismo, anche per chi vende i cosiddetti gadget, commercia gadget relativi alla Seconda Guerra Mondiale che inneggiano a Hitler, a Mussolini. Qual è il limite della tolleranza e della libertà e quali possono essere i pericoli, in questo senso della parola, per citare l'editoriale, e le diamo il benvenuto a Michele Ainis, editorialista della Repubblica. Prima però andiamo a vederci questa brevissima clip che ci porta direttamente dentro il cuore della questione di cui stiamo cercando di discutere, cioè la vicenda di Chioggia. A me la gente maleducata mi fa schifo. A me la gente sporca mi fa schifo. A me la democrazia mi fa schifo. Io sono totalmente antidemocratico e sono per il regime. Ma non potendolo esercitare fuori da casa mia, lo esercito a casa mia. E sono molto contento e sono molto soddisfatto che la gente si comporta benissimo. Voi sapete che io sono per lo sterminio dei tossici, sterminio totale. Di conseguenza penso che qui è meglio che girino molto, molto a largo, molto. Sono contento di avere gente che ha capito il mio messaggio, la maggior parte l'ha capito, quelli che non l'ha capito si autoeliminano da soli. Quindi è un piacere lavorare con gente positiva, con gente come voi. Allora, per chi non lo sapesse, questo discorso shock, questo comizietto, era uno dei tanti che venivano pronunciati allo stabilimento Punta Canna
due anni, uno stabilimento pieno, lo diceva Giannini, e questi comizi che arrivavano evocando legge, ordine, pene severissime, sterminio addirittura dei tossici. Sentendolo si sente un po' una sorta di aria di, non so, di malinconia, cioè il fascismo, anche il regime, è un pezzo importante della storia italiana, ridotto a discorso da spiaggia diventa grottesco. Però la collisione fra la cronaca e la politica ha prodotto questa circostanza. Si discute di una legge che dovrebbe essere severa, draconiana, dovrebbe impedire la vendita di qualunque gadget nostalgico. Allora, siccome è l'ultimo che si è seduto intorno a questo tavolo, ma cominciamo da lui, Ainis ha scritto un lungo editoriale oggi evocando precedenti, fattispecie giuridiche e... Partiamo, qual è l'opinione sulla legge Fiano, che dovrebbe proibire qualunque tipo di propaganda, di evocazione, di frasi, miti, slogan riconducibili al ventennio? Ma io su questo ho un'opinione dissenziente o quantomeno dubitante, per una serie di ragioni. Intanto, di che cosa stiamo parlando? Dell'introduzione di un nuovo reato su un corpaccione di un ordinamento giuridico che ne ha già 35.000. Questa è la cifra che viene... Allora io mi chiedo se aggiungere reati, come dire, aumenti la sicurezza collettiva o invece la metta maggiormente a repentaglio. Che tipo di reato sarebbe poi? Perché noi abbiamo già la legge Scelba del 52 che castiga l'apologia di fascismo, ma solo se collegata, se strumentale, alla ricostituzione, alla riorganizzazione del partito fascista. In questo senso quella legge lì è servente a una disposizione finale della Costituzione che vieta di... È vietata sotto qualsiasi forma la ricostituzione del partito fascista. Mentre qua si tratterebbe invece di vietare tout court l'esibizione di simboli fascisti, di... Ora, facciamo un esempio, no? Se uno vende quelle famigerate bottiglie grottesche dal mio punto di vista, bottiglie di vino con l'effigie di Mussolini, appunto, il vino Dux, quella è, in Toscana direbbero l'ena bischerata, però in base a questa, qualora questa legge diventasse, questo disegno di legge diventasse legge, la bischerata sarebbe sanzionabile, cioè chi vende quel vino Dux finirebbe in galera o... Magari un giudice decide di sì e un altro decide di no, perché poi un'altra dei corollari di tutta questa corsa alle manette, no, scoppia un caso di pedofilia, oddio, aumentiamo le pene per i pedofili e via via, è quello di, in realtà, di consegnare la nostra libertà alla discrezionalità interpretativa dei giudici, che a sua volta cresce di molto quando l'ordinamento è sovraffollato di norme e di reati. Io poi personalmente, insomma, non ho molto in simpatia i reati di pura opinione. Questo non vuol dire che le parole siano innocue e abbiano un salvacondotta, perché le parole possono far male, possono contenere un principio di azione, possono contenere una istigazione a delinquere, come nel caso di questo signore che voleva fucilare i tossici o mandarli... Eliminare i tossici. Sterminare. Allora, questo non è ammissibile. Poi colpisce anche che abbia prima detto me ne frego, poi adesso sostiene, credo, alla Zanzara abbia detto di non essere neanche fascista, mi sembra un signore un po' confuso. Però a Battista voglio citare una polemica importante degli anni 70, che lui conosce benissimo, in applicazione della dodicesima disposizione transitoria, si cercò di sciogliere il movimento sociale e, per quanto possa sembrare strano, ma è la storia d'Italia, ad opporsi a questa lunga campagna che chiedeva la messa in fuorilegge del movimento sociale furono addirittura parlamentari e il Partito Comunista Italiano, e c'è una celebre battuta di Paglietta che, opponendosi a questo scioglimento coatto, disse: gli elettori non si possono sciogliere. Lì si parlava di ricostituzione del Partito Nazionale fascista e qui stiamo parlando di gadget, di cose che hanno vissuto endemicamente addirittura nel tessuto dell'Emilia Romagna, Predappio, insomma non sono fenomeni politici. Ma io sarei d'accordo con il professor Ainis, però sarei un po' più aspro nei giudizi nei confronti di questa legge e di questo, diciamo, clima che si è creato. Ora, che ci sia un bagnino di chioggia, un bagnino, tenutario di stabilimento, non so come chiamare, che è un cretino, è un conto, un povero deficiente, uno dice una cosa così.
Ma che questo deficiente debba ricadere, che bisogna costruire tutto un sistema pazzesco per cui va lì la polizia, lo prende, lo porta in un processo, una cosa. Ma mi sembra veramente una cosa fuori di ogni, diciamo, logica, anche perché poi, un conto è se uno dice, sai, istigo allo sterminio, quello esiste già il reato, non è che c'è bisogno di... Ma invece qui viene ideologizzato, cioè dice quella istigazione allo sterminio è il segnale di una adesione ideologica al fascismo e dunque io, oltre, diciamo, ai normali reati, aggiungo anche questo. Ora, io, tu hai citato prima il Partito Comunista degli anni 70, ti vorrei dire che uno dei più... uno dei più risoluti oppositori nei confronti, per esempio, della legge dei reati di opinione, chiamiamoli l'apologia di fascismo, la ricostituzione, era Palmiro Togliatti, il quale capiva benissimo che quelle norme potevano anche essere applicate al Partito Comunista in quanto partito antisistema, rivoluzionario, contro lo Stato, eccetera, eccetera. Ora, dopodiché, questo, vogliamo parlare del giudizio storico del fascismo ancora oggi, va benissimo, per carità, le discussioni sono interminabili. Questa proposta, ma, di Fiano, come dire, la ritiene fuori tempo, antistorica, inutile? Io la ritrovo sbagliata, illiberale, totalmente illiberale, perché è certo che le parole hanno un valore... Così via, però bisogna in qualche modo stabilire un principio di separazione minimo, cioè non posso, diciamo così, pensare che sia la stessa cosa esibire un busto del Duce a casa propria o non so dove rispetto a un'azione violenta contro lo Stato che è un'altra cosa. Quindi le parole e le cose devono essere un po' separate, perché l'arbitrio, diceva prima Ainis, non è solo del giudice, è che se tu dai un grande spazio alla possibilità di perseguire penalmente, chiamiamole delle opinioni, anche le peggiori, tu in qualche modo introduci un elemento di arbitrio, di fondamentale arbitrio. Ma questo è sbagliato. Voglio chiedere una cosa in più a Giannini, perché mentre noi discutiamo di questo, in Austria, ad esempio, il governo austriaco qualche mese fa ha deciso di abbattere la casa di Hitler. Perché, dice il governo austriaco, lì si era creato un fenomeno di pellegrinaggio della memoria per noi inaccettabile, quindi abbattere la casa per evitare... Lo metto come elemento di discussione in più, non per dire abbattiamo Predappio, nessuno è così stupido da poterlo dire. Tra l'altro c'è una giunta del Partito Democratico. Ecco, però esiste, come dire, un problema anche di fare i conti con la propria storia. L'Austria, diciamo, con questo provvedimento un po' forte sicuramente lo fa. La Germania ha delle pene molto più dure delle nostre, ad esempio. Però sai per che c'è stato riguarda... un dibattito sulla pubblicazione del Mein Kampf. No, d'accordo, cioè, voglio dire, non è una... Rimanevo al simbolo, sì, addirittura, certo. Arrivare a battere la casa di Hitler. Se è per questo, se non ho letto male, oggi la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha proposto di abbattere i monumenti e i palazzi costruiti dal fascismo. Con i Buddha, a me sembra una stupidaggine, ovviamente. Però, rispetto a quello che diceva Pigi Battista, io ho solo qualche obiezione. Anch'io sono convinto che non occorra aggiungere altre leggi a quelle che già esistono e che peraltro sono già ora tra le più disapplicate nella storia, perché io per esempio... che sono un frequentatore degli stadi, non dico ogni domenica, ma mi capita molto spesso di vedere negli stadi, altro che apologie del fascismo, nelle curve sappiamo bene che cosa succede, chi domina e che tipo di striscioni espongono, non succede mai niente, non riescono neanche a sanzionare le società, tanto per dire una stupidaggine. Quindi le leggi esistono, ma nessuno le applica. Però, diceva giustamente Pigi Battista, non possiamo intervenire in chi a casa sua conserva cimeli. Ecco, la storia di questo cretino, e questo ha ragione Luca a dire che è quantomeno un po' confuso, però è un po' diversa, perché quella non è casa sua, quello è un luogo pubblico. A me infatti intriga molto, più che lui, tutti quelli che andavano da lui, perché questa roba va avanti da 2 anni, non è che l'abbiamo scoperta oggi, ma esiste da 1 anno e mezzo. Questo stabilimento non è una novità di queste ore, no? L'abbiamo scoperta giornalisticamente. Questo, Massimo, scusa, perdonami, ecco. Ma tu pensi proprio da 2 anni che il fascismo abbia fatto dei passi avanti in questi 2 anni per colpa di questo signore? No, però io penso questo che intanto, a prescindere dalla legge, io la prima cosa che farei, visto che è una concessione demaniale, è un terreno dello Stato, io ti ritiro la concessione, questo è il minimo che io possa fare. Però aggiungo un altro aspetto, se vuoi, che ha più a che fare, l'ho detto prima, nella prima parte del programma, ha più a che fare con la nostra memoria. Che cosa è che mi preoccupa ogni volta che vedo queste cose?
L'idea è che comunque siamo abituati a pensare che, appunto, diceva prima David, sono tutte bischerate, no? Qualcuno la può vedere così. Qualcuno la può liquidare così. Ecco, allora io dico che di fronte ai fatti della nostra storia, le bischerate, sì, ok, uno le può guardare anche con qualche sorriso sulle labbra, però qui noi non dimentichiamoci che siamo il paese nel quale abbiamo rimesso in discussione anche la festa del 25 aprile. Vabbè, perché abbiamo pensato che non fosse più la festa della liberazione dal fascismo, ma la festa della liberazione da tutte le dittature. Resta una bischerata. Sì, resta una bischerata, per però cui, c'è un relativismo anche, culturale anche, un pochino ho capito, di preoccupa. Ma ci sono anche le bottiglie, con oltre che con Mussolini, con Stalin. 20 però, milioni un po' di memoria condivisa, che... almeno sul fascismo. Ma sarà certo, mai raggiungibile. Ma che c'entra la memoria condivisa? Invece no, perché il 25 aprile non è più. Che c'entra il 25 aprile con l'apologia del fascismo? Per chi non ha letto il suo ottimo pezzo, è importante anche ripercorrere un altro aspetto. La 12ª esposizione transitoria si chiama così perché i padri costituenti avvertivano già l'idea che non sarebbe dovuta durare in eterno. Era una misura eccezionale che veniva ordinata dopo la guerra del 45. E l'altra cosa addirittura mi colpisce, in questa disposizione un comma prevedeva addirittura che qualora fossero sopravvissuti, i gerarchi che avevano governato il regime fascista si sarebbero potuti candidare 5 anni dopo l'emanazione della misura e quindi della Costituzione. Mi sembra che sia incredibile che siamo più severi noi che siamo a più di mezzo secolo di distanza. Questo però la 12ª disposizione in realtà è finale nel primo comma, cioè non ha una data di scadenza. Sì, per sempre non si può, le disposizioni sono sia transitorie alcune sia finali altre. Questa è finale, quindi vale per sempre e per sempre non si può. La domanda è appunto il rapporto con la memoria, il rapporto con l'autocontrollo, con la tolleranza, con il tasso di liberalità della nostra società. E la domanda, una delle domande è: ma ha senso ancora l'antifascismo non essendoci più il fascismo? Perché non trovo camicie nere a Palazzo Chigi o dove. Probabilmente sì, se antifascismo significa opporsi alla prepotenza, alla violenza, alla, come dire, all'azione coercitiva di qualcuno però ci può essere anche una prepotenza della maggioranza. No? È la libertà di parola a chi interessa, chi protegge? Protegge le minoranze, non protegge la maggioranza, sì. Si protegge da sé, non ha bisogno di ombrelli costituzionali. E quando io castigo alcune parole perché sono eretiche, sono controcorrente, in realtà sto commettendo un gesto, tra virgolette, fascista, no? In nome dell'antifascismo posso pure diventare, diciamo, nei comportamenti un po' fascista anch'io. Quindi io credo che questa storia abbia poi alimentato tutto l'interesse che ha alimentato, proprio perché ci porta davanti, ci squaderna una serie di questioni che noi abbiamo un po' lasciato così, da una parte del tavolo. E una delle questioni principali è quanta libertà di parola possiamo riconoscere. A differenza degli americani, che permettono di bruciare la bandiera, che hanno vissuto dei famosi casi giudiziari, uno di questi, lo ricordavo in questo articolo di stamattina, riguardò il partito neonazista americano che negli anni 70 chiese il permesso di sfilare in corteo a Skookie, che era un sobborgo di Chicago, all'epoca abitato da 40.000 ebrei, che erano quasi tutti ex deportati. Caso giudiziario, la Corte dell'Illinois, insomma, poi alla fine la pronuncia definitiva dice che quelli il diritto di manifestare ce l'avevano. Professore, l'obiezione che si potrebbe fare... Poi sono stati uccisi dai Blues Brothers, l'obiezione che si potrebbe fare, e non gliela faccio perché mi chiamo di nome David e di cognome Parenzo, perché la mia nonna è stata in campo di concentramento, quindi la mia obiezione davvero è politica e non, come dire, culturale, è semplicemente questa. L'Italia, in particolare l'Europa, la Germania e l'Austria lo stanno facendo, in realtà devono fare i conti con quella storia, cosa che l'Inghilterra e gli Stati Uniti non fanno perché non hanno avuto né il fascismo, né tantomeno il comunismo, né altre forme totalitarie. Quindi paesi nati liberi
hanno un'idea della libertà che è come dire, storica. Se lo possono permettere, lo possono diciamo permettere. Così. Ma tu, per esempio, saresti d'accordo che la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca mettessero fuori legge la falce e martello, in galera le persone che portano la falce e martello? In io sono contrario, però. Sono contrario. Però rimane l'obiezione, l'Europa invece ha un problema con questa storia. Ma l'Europa, l'UNESCO, noi stiamo parlando del bagnino di Chioggia, e qualche giorno fa un organismo internazionale legato all'ONU, vergogna eterna sull'UNESCO, ha negato il carattere ebraico di Hebron, dove ci sono le tombe dei patriarchi, e ha detto recentemente che non esiste il carattere ebraico di Gerusalemme. Di fronte a una cosa mostruosa, i giornali non parlano, dedicano 5 righe, dedicano 10 pagine al bagnino. Ora, onestamente, mi sembra molto più pericoloso quel tipo di messaggio lì. C'è però una proposta di legge. C'è una proposta di legge, perché la Presidente della Camera ricordava Giannini, ha detto che i partigiani sono offesi dalla si ricordava il vilipendio. Oggi l'intera stampa americana sarebbe in galera se ci fosse il vilipendio del Capo dello Stato in America con quello che stanno dicendo su che Trump. Che dice Ainis? L'intera classe... Io credo che anche una questione di fondamenti culturali, di una... La domanda a chi era dei due? Era a me rispondere. Sì, a noi. Sì, no, vabbè. Noi forse abbiamo anche un'identità fragile, perché se tu sei sicuro della tua identità, delle tue matrici culturali e anche hai sufficiente padronanza della tua storia, non hai paura di quello che all'orecchio ti blatta. Ma infatti, è fortissimo in Italia. Però è fortissimo, però io mi preoccupo per i giovani. E da quando sono nato che c'è il pericolo del rinascente fascismo? Dai, non c'è stato il fascismo. Mi preoccupo per i giovani, perché se invece di studiare le guerre puniche gli si facessero studiare un po' di più la seconda guerra mondiale e il fascismo. Ma non ci sono fascisti tra i giovani, ci sono quattro sfessati. Abbiamo di un'identità casa fragile Pound, anche per questo, anche per questo. E quindi però io credo che il primo problema sia partire dalla scuola. La riflessione di Ainis era interessante, cioè nel 1945 quelli che si erano sparati nella guerra civile non avevano paura, al punto che se non fossero morti a Piazza del Loreto, persino Mussolini sarebbe stato candidabile nel 1950. Abbiamo paura perché siamo più deboli, perché siamo più fragili. Ma non del fascismo che rinasce. La democrazia è in crisi per tante ragioni. Il rapporto con l'Europa, la crisi della rappresentanza, l'esclusione. Tante cose che potremmo stare qui, e Ainis ci potrebbe dare delle lezioni, perché lui è molto più bravo in queste cose. Ma non perché c'è... ci sta un minuscolo perché movimento neofascista. Tra l'altro, appunto, il movimento sociale c'è sempre stato. Con livelli elettorali del 5, 6, 7%, a volte dell'8%. Ora, e lo dirigeva leader che era stato segretario di un ministro della Repubblica Sociale. Dobbiamo chiudere, non andiamo in spiaggia in questo caso, ma andiamo a casa, no? Non andiamo a Chioggia, sicuramente. Andiamo ovunque, ma non nella spiaggia di Chioggia. Invece un sano boicottaggio democratico di Chioggia, quello io lo farei. Non andrei in quello stabilimento. Cioè, quella è una cosa senza mettere la legge di mezzo. Ed è costituzionale, vero, professor Ainis? Assolutamente sì. E quando quelli di casa Pound... Scusami, Luca, e quando quelli di diritto al bagno... E quando quelli... Quando quelli di casa Pound vanno per le spiagge di Ostia a cacciare i venditori ambulanti, per solidarietà nei confronti dei venditori ambulanti, questo sì, non la legge, bisogna dare dei soldi buonanotte a questi venditori ambulanti. Ci vediamo domani contro casa Pound. Grazie, ora stessa rete. Super puntata di Nonda domani 8:30.